Allora, andiamo. Grazie Alessio! Ciao bello, grazie mille Alessio, un bacione. Vuoi pure tu sta maglietta? L'ho fatta fare questa. Farida, falla. Non è difficile. Allora, ci siamo. Dai. Un milione. Ha pagato un milione. È chiuso? Sono le 10, oh. Perché è chiuso? Chiuso? Ma che cazzo mi stai a dire? Allora, aspettate un attimo che vedo un problema su. C'è un piccolo problemino. Ciao Moccio, ciao Salvatore. Mi viene a trovare Torino? Ma che ci vengo a fare? Allora, io sto con te, ti stimo un botto ogni volta che vedo un tuo video, mi fa morire le risate. Grazie mille. Allora, comunque, c'è sempre questo problema qua del Lumia Sharpen. Ok, ci abbiamo qua tutto. Chi è? Allora, Franklin, Angry, Smoke. Ah, mo' se fuma una bella sigaretta qua. Salve! Salve. Buonasera! Buonasera, lavora qua? Sì! Ho bisogno da Prego, mangiare da prego, prego, bere. prego, 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 venite, venite! Volete mangiare Grazie. e bere? Ok! Sì. Adesso facciamo tutto con calma. Minchia, che musica. Ti piace? È un po' alta però. Ma che musica? Ma non, io non sento musica. Io Io sì, sento la voglia, invece. altissima. Ah, senti la musica? Io Sì. ti giuro che non sento musica. Aspetta. Signorine! Ah, ecco le ballerine. Salve. Buonasera Lola. Lola e come? Lola e Jessicona. Lei la conosco, lei Lola, lei Lola. Lola e Sì, io sono Jessicona. Lola. Sì, lei Lola, io sono Jessica. Sì, ma ti chiamavi Lola, giusto? Potevo dirlo Lola, no? Sì, Sì, Lola, Lola. Lola. Ok. Allora, volevo dire, ma perché c'è sta la musica alta? Scusa? Dicono Io che non la c'è. sento. No, non c'è musica, io non la Ma sento. infatti, manco Ma io la io. sento un sacco. No, Perché? tu stai a sentire persone, tu senti chiacchierà, No, 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 sento vero? proprio la musica. Se dice che No, sente la no, musica, vabbè. no. Io non la Comunque, sento. volete un privé anche? No, Ci sono solo ma le che bici, privé? Non c'è comunque. una di lancio. A parte, Io ho un problema. Ma Aspetta che fate cercare. guardo. Io Madonna, non sta vedo il canzone, Madonna, non si può camerino. sentire però, Non ho capito, Come si ma. fa a vedere Possiamo l'assunzione? uscire un attimo fuori che non si sente niente qua? Certo, certo, Ma certo. come Prego, non prego, sentite prego, niente? Io non sento nessuna musica. porca puttana. Comunque. Ma Ma già oggi già si lei è inizia male, assente come stagista. Come eh? Già si si non vedo il inizia. camerino. Già si No, inizia no. male. Oh, muscoletto Qua mi F5, serve prego. gennaio. Allora, abbiamo un piccolo problema qua. Prima cosa, non si può. Sentite di nuovo? Fai muscoletto F5 e guarda il Intanto mi lavoro. può dare un Ma che 1-1? problemi? GTRP, Tony La Rocca. 1-1 Sì. e Anche non a me riesco. scusa, E non non ci sto arrivo, non ci sentendo. arrivo di là, purtroppo. Non lo so, non vedo il camerino. Aspetta, fammi vedere se riesco a. Perché qua. Aspetta, provo a darti una mano, aspetta. Non capisco. Serve una bicicletta più che altro. Serve più di una bici, sì. Ma se ti Ah, metti qua porca. lo riesci ad aprire. No, deve passare Spostati. da là. Se vieni qua si vede, però c'è No, solo un casino. 15 hot dog. Sì, però devo andare dietro per forza. Ci sono Allora, solo 15 hot dog. 1 e 1 ce l'ho. 1 e 1 ce l'ho. Allora, per 1 e 1 sono 500 dollari. E che facciamo? Andiamo a Sì, prendere due paga bici lui, dai. noi. Dovete Ma devo trovare darmeli qui. a nero, mi servono a Ma a me nero. serve il camerino. Ah, ce l'hai con tanti. In contanti. Se vuoi c'è il POS qui, eh. Ah, C'è il cazzo, è POS. vero. Ma. È 1 e 1. Purtroppo non c'ho altro, purtroppo. Che Salve! cazzo? Buonasera! Vuole mangiare Che qualcosa? cazzo? Chi è qui su? Oh! Oh! Oh, veniamo qua! Oh! Oh, veniamo qua, veniamo! Porca Cazzo, è troia, oh! lui! Vieni qua, che è lui, oh! Veniamo qua, porca troia, che ti chiappo! Dio santissimo! Che fai, Ah! scappi via? Vieni Che qua, vuoi da dove me? Che vai? vuoi?
Corre, venne qua, testa di cazzo. Che sono amici tuoi questi? Quinto, vieni qua, vieni, vieni. Allora, qui serve per forza Jenny. Dove sta Jenny? Non lo so, ho provato a chiamarlo ma non c'è. Ci servono pure le bici. Un il barista, i baristi. Dove stanno? No, mi sa che non ci stanno. Sull'applicativo, se guardi. Praticamente hanno detto che non ci sono stasera. Boh. Perché? Che ne so, noi ci siamo. Però ci serve la sicurezza. Serve anche per... Grazie Nicola 471. E bisogna ordinare. Ma come non ci stanno stasera? Chi cazzo fa apertura del locale? Chi sta ai torbanconi? Ma le fatture le possiamo fare adesso? No, non mi serve. Porca troia, guarda qua io mi incazzo, qua io mi incazzo. Adesso fai chiamo bene l'avvocato, porca di quella troia, te faccio vedere. Fai bene Quinto, fai benissimo, cioè, non risponde, l'avvocato non ci sta. Qua dobbiamo lavorare, mica stiamo a giocare, Ok, vediamo, questo qua è squilla. Andiamo a vedere se ci prende bici. Sì, salve, pronto, sono il proprietario del Vanilla Unicorn, Quinto Capocchia. Sì, buonasera. Salve, sì, buonasera. Allora, volevo sapere a che punto passava il censimento lì alla procura. Non ho capito come funziona per registrare il locale, che è successo, che non è successo. Perché ascolti, non possiamo fare le fatture qui. Sì. Mi dia una mezz'ora perché deve arrivare il mio collega Michele, che è lui che sta portando avanti la pratica. Ah, deve arrivare la pratica. E appunto, parla con Michele, di vorrei sapere a che punto passa, perché qua già ieri sono arrivati in AS, la polizia è arrivata, ci hanno chiesto tutto, permessi, non permessi, ci hanno chiesto di tutto e di più. Vorrei sapere... D'accordo. A che punto passa appunto le carte? Perché noi qui dobbiamo lavorare, cioè il mio è un lavoro, tutti gli effetti. Qua se no certo, andiamo in fallimento, certo. Ci stanno le ballerine, devono lavorare, devono fatturare. Qua non è che stiamo a chiacchierare qua. Oh. Quindi va vorrei bene, un attimo allora sapere a che punto passa, perché già sono passati 5 giorni, se permetti mi sono rotto il cazzo. Ok, allora tra una mezz'ora che arriva in città il mio collega, la chiamiamo e parliamo. Sì, grazie, okay. grazie. Salve signorina, salve. Chi è che ha aperto? None. Posso? No, è chiuso. È chiuso, fuori. Da mangiare io, fuori, salve. Fuori, è chiuso, fuori. Fuori? È chiuso. Fuori, vado fuori. Chiuso, fuori. Chi è che apre? Chi è che ha aperto? Ma fuori. Qua? Fuori. Okay, scusa. Ciao, Quinto. Ciao. A fuori, per favore. Lo sai com'è? Per favore, vada. Ciao. Per favore, vada fuori. Ma va, fanculo. Andiamo, Santino, ragazzi. Santino, andiamo insieme, Santino. Signorine, allora, cosa importante, non aprite il locale fin quando non è aperto. E chi è che ha aperto, allora? È aperto, allora, in realtà doveva uscire Lola, perché ha dei problemi. Praticamente non vede il guardaroba. Cioè, io lo vedo. E allora si esce dall'altra parte, qua si entra comunque. Ok, io vabbè, lo dico dopo. Sì. Una cosa, come lavoro siamo stagiste, giusto? Probabile, mi serve gennaio e dobbiamo... Ah, ho provato a chiamarlo prima, ma non risponde. Your call has been forwarded. Mi sa che non ci sta. Io già la sto mettendo tutta, raga, Cioè, veramente, io già la sto mettendo tutta. Ma non c'è il fornitore per mangiare, bere, insomma... Ciao, Alex. Purtroppo senza bici, senza niente... Non so neanche dove andarle a prendere queste biciclette. No, le bici stanno nei punti dove si affittano. Quindi adesso magari quando torna la labo vediamo noi due ad andare a recuperare due bici. Magari mi vesto, non esco così perché... Allora, solo che qua c'abbiamo un piccolo... No, c'abbiamo un piccolo problema qui. Allora, qua io devo cercare di fare le fatture. Allora, prima cosa, l'avvocato non ci sta. Questo. Il locale è aperto ma non possiamo fare fatture, tutto a nero. Poi, altro problema grosso proprio immediato. Cioè, quel cazzo di gennaio il mio cazzo di socio non c'è mai a puntuale, non è mai puntuale. Non so dove cazzo sta. I baristi l'abbiamo assunti ieri e non si sa che cazzo fine hanno fatto. Ho assunto 3 baristi, 2 guardie del corpo, dove cazzo sono? Li devo sculacciare quando entrano in città? Dove sono?
Se vuoi li frusto. No, no, io quello no, 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 risparmia le energie per i clienti. Ok. Ovviamente sto urlando, ragazzi. Sto urlando, sto cercando di mettermi nei panni del personaggio, non sono arrabbiato veramente. Ci vuole più disciplina. A me non me frega un cazzo, ragazzi, se a me non mi frega niente se c'è sta persona o non c'è sta, non mi frega un disciplina. Cazzo. Disciplina. Esatto, disciplina, educazione e tutto. È importante. No. Dove sono? Sono le 10:15. Ciao Attilio. Grazie mille Attilio, ciao bello. Ho detto, se vuoi, grazie mille alla taverna del gufo, ciao bello. 2 mesi di resub, grazie. Ma allora do un grazie sta. Porca troiona. Un attimo solo, adesso vedo un attimo, chiamo un attimo chi di dovere. Qua bisogna fare un attimo un po' di... Odio fa sta roba. Allora, fammi vedere. Immagino sia il quinto. Non va bene. Your call. Questo non risponde. Guardate il suo applicativo. Your call. Questo non risponde. E allora, tu dimmi, se io di sabato sera, ok, io invece che stare qui a lavorare, cioè io potevo starmene tranquillamente, tanto bene, potevo andarmene tranquillamente a ballare, potevo andare in giro con gli amici, potevo andare a mangiare un kebab in giro, potevo andare a destra e a sinistra, invece sto qui a lavorare, cioè se uno si prende un impegno, deve essere portato a termine l'impegno. Sono d'accordo. Un tic, avevo fame. Se no, qua facevo altro, no? Mi sembra più che giusto, sì, ho quinto. Cioè, io sono completamente d'accordo con lei. Ci vuole un po' più di disciplina, di ordine e gente che comunque controlli, deve controllare. Cioè, nel senso, che vengano a lavorare, che fanno le cose. Ma non è quello. Non ci sono, non c'è personale oggi. Appunto. Non c'è personale, non c'è niente. Ma come si fa? Hanno scritto praticamente in tanti che non c'erano stasera. Sia il barista, perché? No, mi pare si chiama. Non lo so. Forse non prendono seriamente questo lavoro. Vedo un attimo sull'applicativo. Quando sta Lola? Ok, ecco. Te parla con Lola per favore. Dia che deve uscire dietro, che il locale si è chiuso. Lola, non si, non deve essere aperto. La prossima volta devi uscire da dietro e non entrare da davanti, se no arrivano tutti. Da dietro. Sì, devi uscire e entrare da dietro. Cioè, ho capito. Da dietro. Vado a vedere se adesso vedo il camerino. Ok, sì, perché controllo un momento l'applicativo. Non si preoccupi, sì, ho quinto. Se no andiamo a prendere bici noi. Così mi faccio il culo. Che mi pare un po' mosso oggi, non lo so. No, niente, non com'è il culo? È mosso oggi. Sì. Buonasera. Vedi? No. Te l'ho detto io. Chi è? Ciao ragazzi. Oddio. Buonasera. Ciao Arturo. Ciao Arturo. È un collaboratore, mi dà una mano. Ah, allora, qua è chiuso. Mi raccomando, buonasera, qua è sempre chiuso, Ciao ballerina. Piacere, molto piacere. Lei è? Piacere. Sempre Arturo. Chiuso, mi raccomando, Arturo, ah, sì, il locale. Scuso. Sempre chiuso il locale, mi raccomando. Se... Allora qua, bene. Aspetta, sto controllando un attimo l'applicativo, Arrivo. Praticamente, tu lo vedi adesso il guardaroba? No. Un ecco attimo lei... solo, vado a vedere. No, io lo vedo. Aspetta. No, ok, anche io lo vedo. Oggi, allora, tanto da quello che ho capito, oggi devono ultimare tutto, quindi non avremmo lavorato a prescindere. Chi l'ha detto? Non riesco ad esserci, domani sera sì. Facciamo esplodere sto cazzo, ste cazzo del locale di vendite. Ragazzi, oggi non ci sarò. Da quello che ho capito, oggi devono... Allora, quello che hai capito... Quello che hai capito a me non frega un cazzo. Per me, cioè, io
oggi potevo anche non entrare e andarmi a fare i cazzi miei in giro. E invece sto qui per cercare di tirare avanti il locale. Un impegno è un impegno. Non mi sembra che io abbia detto che oggi non si lavorava. Non me ne frega un cazzo, un impegno è un impegno, ragazzi. Quindi. Oggi non ci sarò. Va bene. Ok. Va benissimo. Però sappi che così non mi sta bene. Cioè, se tutti... Tanto già lo sapevo. Ancora prima di aprire sto cazzo de vanilla, che le cose andavano nel verso sbagliato. Quizzi non c'è. E non risponde. I baristi non ci sono. La security non si sa che cazzo de fine ha fatto. Le uniche che ci sono sono le uniche che ci sono le uniche che sono online sono le ballerine. Ditemi voi oggi che cazzo di RP dovrei fare. Cioè, ditemelo voi. Cosa e quale RP dovrei fare oggi? Cioè, non lo so io. Ma infatti non ce l'ho con te, Nova. Ma con tutti gli altri. Quinto. Do cazzo stanno. Niente. Niente, niente. Per il momento siamo chiusi. Ma chi è al polso? Venite qua. Che cazzo è al polso? Ci scusi. Allora io stasera chiamo il becchino e me ne vado a cena fuori. Stacco la live e vaffanculo a tutti. Oh. Dio porco. Scusate, non Quinto. Volevo questo mio. Quinto? Non grazie, Biangio. Grazie mille. 11 mesi di resub. Grazie mille. Grazie a Tilio. Grazie Senti. Mille dei 10 euro. Ciao, bellissimo. Sì. Siccome gennaio prende appuntamento, a quanto pare non si presenta. Sto andando io al posto suo.
Così oggi, sto, oggi sto nervoso, sto bello caldo. Ma c'hai ragione, cioè ti do pienamente ragione su tutto. C'ha pure ragione, sì. Vado, sto andando in procura comunque, Quinto. Ci vediamo tra poco. Ti faccio... io vado a prendere. Dai, vengo con te, vengo con te, andiamo in procura, dai. C'è qualcosa vuoi venire pure te, ballerina? Tanto stasera Jessicona qua non si fa niente, purtroppo, mi sa. Ma non so, vediamo. Vediamo. Cioè, ce no, però... qualcosa facciamo, qualcosa facciamo. Cioè, io, noi siamo cariche. Allora, qua... Arturo, vero? Servono sì. Tre biciclette. Sì. Ok. Se tre ce l'hai, da fuori. Sì, se le vai a pigliare, grazie. Sì. Tre biciclette. L'unica cosa è la sicurezza, però, cioè... Vabbè, ho una detto ad Arturo... può fare la sicurezza all'altra. Sì, io ho detto ad Arturo... Allora, sì, 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 no, ma stasera adesso ci penso io. Andiamo con Arturo, andiamo un attimo... Cazzo, che velocità. Una? Sono quelle che si smontano e si rimontano, ragazzi. Perfetto. Sì, dicevo, servono i taser pure. Mm. Oddio, si è ammazzato? No, va bene. Dove sta Gennaro? Non mi ha scritto. Ma... grazie, pacca no, di Reaper. Ciao, se, bello, grazie mille. Ci pure noi per difenderci. Ma no. Sono la sicurezza. Mm. Vabbè, allora io, ragazzi, stasera, ragazze, io adesso vado in procura con Arturo. Vado in procura con Arturo. Vediamo un attimo il okay, tutto... le biciclette stanno dietro. La ringrazio, gentilissimo. Vedo un attimo, un momento, Ma ha scritto... sì, voi fate pure, andate in no, questo procura. Ieri me l'ha scritto, ragazzi, me l'ha scritto ieri, non è oggi. Possiamo fare pure ieri, tranquillamente ieri. Altri colloqui stasera. Sì, 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 appunto, mo facciamo noi gli annunci. Prima però... finché non torna, signor Quinto. Sì, perché esatto. Sennò la rompe il cazzo. Mi raccomando. Facciamo un po' di prove intanto. Mi raccomando, se volete... BMX dietro. Mi raccomando, non consumate tra di voi, sì. Mi raccomando, non fate no, cose non zozze. Non ci permetteremmo mai. Non lo so, a parte... Ma anche cose zozze? Vi piacciono fare cose zozze tra di voi? Sì, volevamo bagnarci un po' la fregna per ballare. Sì? Orca troia. Mm. Mi raccomando, oh, però... Lola, a te ti piace fare le cose con Jessicona? Ti piace Jessicona? No, certo. Ah, è certo, porca secondo puttana. Secondo stiamo bene, noi orca troia. Io però magari fatele più tardi che vorrei starci pure io. Ma vorrei... oggi c'ho il culo mosso, sia Quinto. Non porca so puttana. Ciao, vedo un po' mosso. Ah. Ecco. Ah, bella proprio. Bella lei può, ci mancherebbe. Sì, sì. Bella, buona e simpatica, bella, buona e brava. Bello duro? Bello morbido, bello preciso. Allora, io vado a vedere per il locale. Vado a vedere per il locale, vado in procura. Dopo. Si è armato, mi ha dato schiaffo al culo, vedete che si è calmo. Sì. Ah, ce l'avete le armi? Perché magari servono pure le pistole, vi servono. Ce l'avete? No. Dopo ve le do. Dovete il essere pistolone. Armate. Sì. Il pistolone? No, per sicurezza, perché no, la pistola per usare con i clienti. Cioè, la pistola se arrivano qualcuno che insomma... Oh, guardi, che prima siamo andati a vestirci, non gli dico, guardi. Sì. Ci fa tipo, ci avvito mare fuori. Grazie, Maraio, grazie mille. Vabbè, io vado, a dopo. Andiamo, Quinto. Sì, andiamo. Allora... facciamoci una scaletta, andiamo là, chiediamo io non so a che punto passa. Io ho già chiamato l'avvocato, mi ha detto che doveva aspettare un certo Michele per vedere un attimo le robe, un attimo il da farsi. Allora, io conosco vabbè. La procuratrice, quindi ci portiamo già avanti con questo. Quindi chiediamo l'apertura del locale, le fatture, i taser. Sì. Male che va, se proprio ci dicono che non si può, dobbiamo prendere appuntamento, lo fissiamo noi stesso per domani. Speriamo, io non so che appuntamento ci aveva oggi, a che ora? Non so, mi sembra verso le 22:30. Io ci sto, 22:30, beh, non ci sta lui, non ci sto io, però ci sto. Quindi alla fine va bene lo stesso, tanto io sono proprietario. No, vabbè, dato, sì, lavoriamo sempre là, quindi non credo sia un problema adesso. Vabbè, l'unica cosa le percentuali bisogna un attimo vedere, perché era 10% per... no, 5% per te, non mi ricordo. No, io non voglio niente, fate tutto voi, non voglio allora, niente. 45, io 45, 45, 45 e 10. 10 a Berlino, 45 a me, 45 a gennaio. Oh, che è qua? Ok.
successo? Contromano. Hola, madonna. Dove è contromano? Contromano, sti poliziotti. Pure contromano. E io non voglio niente, sono tanto qua per aiutarti, non ti preoccupare. Si è perso. Grazie. Si è preso il 60? No, no, no. Pippo, dimmi. No, mi incazzo. Se prende 60 io mi incazzo. Sì, faccio una cosa in procura, chiamo un bar e andiamo. Ciao. Non è il vero, non fate niente. Ma che cazzo stai a dire, Francesco Odierna? Ma che stai a dire che non so il vero? So io, so io. Ragazzi, sto in live sia su TikTok, sia su TikTok che su... Che cazzo stai a dire? Oh, ma state zitto. Sto in live sia su TikTok che su Twitch, eh. Madonna, stai a dire. Non di cazzate. Andiamo. Sì, che so io. Andiamo, Guitto. Andiamo, andiamo, andiamo. Vedi che ci bannano. No, 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 che ci bannano, no. Io mi sto incazzando come una bestia, altro che. No, bannano, ho messo 18. Buonasera più. Buonasera a tutti. Salve. Salve, salve, salve. Sentite, noi veniamo dal Vanilla, ok? Sì. Dovevamo appunto aprirlo. Ha preso appuntamento un nostro amico. Jenny Scorza. Jenny Scorza, che purtroppo è stato male. Noi comunque siamo. Lui è il direttore e io sono l'aiutante. Possiamo comunque parlare con un procuratore? Ah, aspetti, che dobbiamo cercare un procuratore che si occupa di attività commerciale. Ah, si vede male, aspetta che miglioro. Io conosco la procuratrice Aru. Chiami tu. Eh sì, ma sono... Lei è fuori di servizio adesso. C'è Ryan. È a cena. Ok, così si dovrebbe vedere meglio. Un po' particolare. Comunque c'è proprio il procuratore che si occupa delle attività commerciali. Vi seguo lui. Ah, eccolo, il procuratore Price. Buonasera, procuratore, buonasera. La cercavano, procuratore. Sì. Signore. Che fa? Salve. No, guardi, noi veniamo dal Vanilla, dovevamo iniziare l'attività, ecco. Salve, io sono... Appuntamento. Sì, 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 ci avevamo appuntamento per adesso. Nostro. Ah. Sì, io sono praticamente il coproprietario del locale, quindi faccio le veci... Cioè, siamo tutti soci lì, o io o lui è uguale, alla fine... Siamo due soci lì, tre in realtà, per l'esattezza. Tre. Okay, comunque il direttore, comunque. Perché dice che il socio che aveva preso l'appuntamento. Aveva preso l'appuntamento, ma non si è presentato. C'è avuto un contrattempo, purtroppo. Ho capito. E va bene. Un attimo solo. Certo. Sì, prego, arriviamo. Ma è vero che non ho capito, dice Dani. Sì, sì, è vero, sì, sono io. Ciao Federico. Poi l'audio si sente forte perché non è... Ma è quello... L'audio si sente forte, l'audio. Allora, aspetta un attimo il sistema, perché è la prima live su TikTok, quindi... L'audio si sente forte. È la fica della... Quella che non si dice proprio. Ok, così va meglio? 100%, ok, scusate. Mo dovrebbe andare meglio. Sì. Sì, 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 sì. Sì, sono io, il proprietario. Piacere. Fa bene, fa bene. Quello è uno spazio grande che non è utilizzato. Fa bene a ridargli nuova vita. Ma non è la nuova vita. Trovare persone serie è il problema qua. Quello è. Quello gli c'è un po' di pazienza, signore. Ce l'ha aperto. Pazienza di che tipo? Un po' di pazienza. Pazienza di che tipo? Pazienza, pazienza. Pazienza, ok. Perché tanti si fanno un po' illudere dal progetto, sì, sì, si buttano nella novità, poi magari mollano subito, quindi non si faccia demoralizzare da queste persone. Se ha un bel progetto lo porti avanti lo stesso. Esatto, esatto, esatto. No, 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 ma io... No, no, demoralizzato no, incazzato sì, però. Incazzato sì. Fa anche bene incazzarsi. Soprattutto perché, perché quando uno dà un appuntamento non si presenta, porca troia. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Questo è un documento. Allora, signore, un documento. Documento? Marshall davanti a lei. Certo. Sì, grazie. Anche il suo amico penso che. Prego. Arumi, amore della mia vita, come stai? A chi? Prego, venga pure qua lei con il signore. Ah, lei è la procuratrice, giusto? Marshall, sì, sì, per favore. Sì, subito, subito, subito. Sì, 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 lei è la procuratrice, giusto? Quinto, quella che procura. Sì. Cortesemente. Come? Mi alzi le braccia cortesemente. Oddio, oddio. Adesso? Sì.
Perché? Perquisizione, per entrare in procura. Allora aspetta che devo... arrivo, eh? Vada, vada. Posso un attimo? Prego. Un attimo che devo andare un attimo in bagno, arrivo subito, prego. Vai, vai, Quinto, scommetto che devi pisciare dentro la mia macchina. Bravo, hai capito, sì, che c'ho il pappagallo dentro. Quinto, sì, che cazzo c'hai del legato addosso? E c'ho le pistole che mi ha dato Berlino. Ma io te strozzo, t'ho detto che non cazzo portarle. Io non ho sentito. Apri un po', che piscio un attimo. Aspetta, apri, vai, metti nel bagagliaio. Aspetta che piscio un attimo. No, col cazzo. Aspetta, come si apre? Muscolo gap. Ma hai messo il cazzo sul fanale? Sì, se no dopo si vede. Vabbè, Grimaldelli sono illegali, no? Togliti per sicurezza. Ok. Posto? Andiamo, sì, dai. Oh, una bella sgrullata. Mettiti il cazzo dentro che stai col cazzo di cuore. Aspetta, gli devo dare una sgrullata, aspetta. Alza le mani. Ok, alzo le mani. Vai. Ok, eccoci. Un attimo che... scusate che non mi sono lavato le mani purtroppo. Perché... Vabbè, ok. Purtroppo non c'avevo le salviettine. Dove stai, Arumi? Devo postare il documento. Conosce Stefano Business, Matteo. Arturo, come no? Se riesci, Arturo, quelle ballerine sono tue, prenditele. Ma quelle sono mie proprio. Io sto rollando il pappone, ragazzi. Io faccio il pappone, quelle sono mie proprio. Non di proprietà, ma. Perfetto, mettete i telefoni in modalità procura e potete entrare in procura. E che è la procura? Come si fa? Io non lo so, io non so. La modalità procura, che cazzo è? Oh. Sì. A Steve Jobs. Io non so, tecnologico. Impostazioni. Dai, a cappellino, muovite, va. Ah, aeroplane mode? Sì. Ok, andiamo. Prego, signor. Ma streamer mode che è? Lascia sta, a canna. A canno. Venite. Salve. Comunque qui non ci sono mai stato, molto... molto bello qui, cavolo. Sì, un bel posto. Mi ricorda molto quando stavo in Vietnam, quando avevo fatto la guerra, c'era tipo... Vietnam. Sì, io ho fatto la guerra. Vissuto, Ho fatto la guerra io. Accomodatevi pure, signore. Ah, ammazza, se bello qua. Vi trattate bene comunque, signorina? Sì, abbastanza. Contando che passiamo la maggior parte del nostro tempo qui dentro, quindi direi che almeno un minimo di comfort è necessario. Certo, è importante. Guarda qua che bella roba che ci sta. Ok, allora... posso chiedervi una gentile cortesia? Certo. Se c'avete un po' di acqua, un po' di cibo. Un po' di cibo e acqua, perché c'ho... sì. Un po' di cibo ce l'ho io, di acqua... no. Da bere qualcosa? Ok, perfetto. Fammi vedere su TikTok che dicono. Arrivo subito. Allora, titolare pure un bacio. Titolare dell'azienda? Io e il mio socio, che purtroppo non c'è. Nome e cognome. Esatto. Ah, Quinto Capocchia. Ok, l'altro come si chiama? Gennaro Scorza. Credo. Crede. Aspetta, glielo dico io. Sì. Credo, perché non lo so, porca. Sì, lo so, l'ho visto che è entrato su Twitch a gennaio. Ciao, Foggiano. Sei il migliore, ti seguo da tantissimo. Grande Stefano Business. Jenny Scorza. Almeno. Ma sei ancora riccone? Okay. No, non c'ho tanti soldi, però c'ho un locale, quindi tra poco dovrei diventarlo. No, sono delle marche, ragazzi. Marchigiano. Sede del locale. Grande Pitius. Il locale del civico è il 125. Sì, Arturo è il mio social media manager, è molto... Schiariscite un po' le corde vocali, Quinto. Sì. Allora, Arturo è il mio social media manager, signorina. No, così, 133 comunque, scusi, signorina. 133. No, così che devi urlare come in ossesso, Quinto. Mortacci tua, pari mia nonna quando strozzava le galline. Così si sente?
Sì, se senti. Sì, meglio, meglio. Ok. Decisamente meglio. Meglio la figa d'accordo, o i soldi? Allora, ho pochi giorni scorsa. È un locale, vendita di cibo, bevande antistress e un po' tutte e due. Grazie. E siamo a posto. Senza i soldi non c'è sta la figa, senza figa. Così mi servirebbe solo. Non lo so, boh. Una vostra mail. Certo. I documenti. La mia mail online, Matteo. No, un attimo. Io chiocciola... Sì, no, me la dà. Lei non mi conosci la mia. Conosci, no, non ho capito. Non ho capito. Che email? Intende l'email applicativa, ma non ti preoccupare, ci penso io su cosa. Online, Matteo. No. Allora, la mail del signor Quinto è Matteo HS Twitch. Ah, quella, ma... Se mi deve scrivere, signorina, in privato mi deve mandare l'amicizia. Ok. Sono single, mandato... però se vuole parlare con me, insomma... È sposata. Ah, ok, no, perfetto, perfetto. E le ho mandato comunque un messaggio. Il nipote non torna. Si sente da qui fuori, signor, serve l'altra sua email. Sì, no, lo sa, glielo, adesso io glielo spiego. Vuole l'altra mia email? No. La sua signora, non sì, no, aspetti, mo glielo spiego, non si preoccupi. Spieghiamo un secondo al collega. Matteo HS Twitch mi chiamo su Discordia. Diciamo che non serve proprio quella per i fuochi. Serve l'email, proprio email? Sì. Online Matteo @gmail.com. Non volevamo fargliela dire. Esatto. Io volevo scriverla in privato apposta. Ah, vabbè, uguale, dai. E tu, vabbè, uguale. Vabbè, a sto punto me la ripeta. Che ciao Mauro, GTRP. Dica. Nel dubbio ti ho mandato pure la mia. GTRP sto fa. Ok, mi ripeta la sua, mi scusi, signor Quinto. Io mi chiamo online Matteo, tutto attaccato, @gmail.com. Ok, poi diciamo che le faccio inviare i documenti direttamente dal suo socio qua di fianco. So io. Ok, sì, così almeno grazie. Che non sto a inviare l'amicizia e tutto il resto. Così ma le fatture le posso fare già da stasera? Se ha... Sì, Quinto, mi è appena arrivata voce. E i $300,000 che ieri ho fatturato così a nero? No, sta scherzando. Il signore era comunque esentasse. Esentasse, perfetto. Ed è esente fino al giorno... 17, perché comunque manco siamo arrivati qui. Ma scusami, le tasse come funzionano? Fino al giorno 24, esente. Poi come si funziona? Vieni qua in procura, prendi appuntamento, dici che devi pagare le tasse, ti fanno la fattura, tu paghi e sei a posto. Ma quanto? Allora dipende. No, c'è il foglio del... Ci sono i bilanci, ecco qua, qualcuno ha qualcosa da mangiare da bere. Eccola. Loro ti fanno il bilancio di quanto fatturi, di quante fatture fai per questo, e ti dico di scriverle. Bilancio... Sì. Okay, mi fa il totale di quello che abbiamo fatto, praticamente. Se c'è qualche furbetto che lavora dentro il locale mio che evade, che non so, non fa la fattura, non segna. Si licenzia. A trovarlo, però. Deve fare dei controlli sui suoi dipendenti, sì. E ci vuole, per forza. Qua non si vale niente. Qua si paga tutto bello preciso, io sono un cittadino onesto. Ma più che altro si paga veramente poco alla fine. Sì, lo sappiamo. Più di tanto. Solo per quello sono venuto qui, non è che... mi sono trasferito dall'estero per venire qua, appunto per quello. In Italia pagavo il 70%. Ecco, qui se riesce a pagare il 10% vuol dire che ha fatto veramente tanto. Lo so, appunto per quello qua mi piace, appunto per quello qua diventi ricco subito. Ok, niente, comunque avrete adesso, vi abiliterò al nostro drive che sarà il vostro alla fine. Ti piace la procuratrice con i tatuaggi? Bilanci degli archivi dei dipendenti eccetera eccetera, i bilanci ovviamente dovete compilarli voi. Poi certo. Ogni 2 settimane, ovviamente tralasciando la settimana di esentasse,
voi compilate le due settimane, all'inizio della terza venite qui e pagate le tasse delle due settimane antecedenti. Non ci so capito niente, però ok. Vabbè. Io, alla fine saremmo noi che dovremmo dare i soldi a lei con tutti i buoni pasto che porterà qui. Esatto. Ok. Ah, i buoni pasto sì. Come funzionano? Viene uno, ti dà il buono pasto, tu gli dai il cibo, il cambio del buono pasto. Caso, i buoni e poi i buoni pasta come funzionano? Vengono dati solo dalle forze dell'ordine. Quindi... Vengono i marshal e ti ritirano. Esatto. Okay, poi una volta che glieli consegnano per pagare, ok, un buono pasto corrisponde a un alimento, quindi un pezzo di pizza, una bibita. Ok, eccetera. Quanto mi date voi per il buono pasto? 2,50. Il valore del... Ok, perfetto, sì. Sì, poi i marshal vengono a ritirare i buoni pasto. Benissimo. E poi noi li paghiamo in procura quando lei viene a pagare. Ma devo fare la fattura pure sulle ballerine? Se vogliono fare qualche striptease, sai com'è? Io ho un locale a luci rosse. Sì. Ok, cioè, certo. È tutto ciò che fattura il locale, ovviamente. Ma è obbligatorio? Signore, lei ha un servizio che dà con il locale. Non è obbligatorio... mettere per sì Davide sono il vero sì una cosa che avete fatto tramite ciao Davide linea, ma comunque fa sempre parte delle entrate è un esatto è Zbollo mi chiamo Matteo HS Clip su TikTok va fiscalizzata va bene signorina e va poi... bene c'è bisogno dei dettagli ecco esatto. Certo ci mancherebbe altro va bene adesso sei cambiato grazie tutto... anche tu. Siamo già operativi, Quinto. Perfetto. Vabbè, signori, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, abbasso la Lazio. Esatto. Anche se signori Narumi, come puzzate daziale. Suo nipote non torna e arrivederci a tutti. Ciao, Tsubasa. Sì, un po' rotto il cazzo. Arrivederci. Ragione. Guarda, mi ricordo arrivederci. Pietro Proietti, guardi. Arrivederci. Speravo l'ammazzassero. Pure io, ci ho sperato fino all'ultimo. Purtroppo non è successo. Arrivederci. Arrivederci. Ma che cazzo è? Saluta la bandiera, via qua, via. Che cazzo ne so io. Oh, che fai? Mi porti in braccio? Come bambini? Non sei contento che ti tocco il culo? No, non mi piace. Non mi piace. Zero proprio. Andiamo. A fa paura. Oppure. Sei imballato. A fa paura, oppure è bello. Non lo so, qua veramente pare che le donne sono fissate con Quinto. I pixel addirittura. Cioè, se c'è il personaggio brutto anche solo di un minimo... io l'ho fatto brutto apposta, così non mi caga il cazzo nessuna. E andiamo! Arrivederci! 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 Ciao, Ercolus! No, va tutto bene, ciao, bello! Non lo so se... No, a me va bene così il personaggio. A parte che già è semi-elegante, dai, cioè... Prendi le robe dietro, Quinto. Sì. Quinto. Ah, solo... Devo... Ok. Hai visto? Siamo già operativi. Ma le fatture non so se vanno. Mi hanno appena detto di sì. Allora scendi un po', fammi vedere se funziona. No, non va. Ma come no? Te giuro. Vabbè, le faccio io. Non è un problema. Non ho capito perché io riesco a farle. Ah, non ho capito nemmeno io. Sì, meme vecchissimi, Rix. Stai indietro dei 5 anni. La vicina a Pecorina. Stai indietro dei 5 anni fa. Cioè, bello mio. Ma torniamo intanto là, possiamo... I taser, non ci hanno dato i taser! Porco di... bravo, hai capito! I taser! I taser, poi non gli ho detto che percentuale sto! Ma do cazzo passi, ma che... Per le frate! Che percentuale stai, in che senso? Esatto, e le fatture devo vedere solo, l'unica cosa... Ci siamo dimenticati la roba! E ci siamo dimenticati i taser! Siederci. Arrivederci! Buonasera, Aldo Sallo. Sallo Russo, ho una targa. Ma io non le posso fare. Sulla,
sulla mossola, BF. Come mai non posso fare? Quindi un momento, per favore. Certo. E devo fare la perquisizione? Ci siamo. Deve perquisirmi? Cos'è? Dobbiamo chiedere una cosa alla procuratrice a Rumi. Ci siamo dimenticati. Siamo appena stati qua. Esatto. Ci vuoi chiamare al volo? Perfetto. Chiediamo una roba al volissimo. Esatto. Allora, ok, sì. Ma devo rientrare io pure, no? Al massimo entro solo io. Ma già ce l'ha lei. Esatto. Ecco, in ritardo, ma ci sta. Sapevo se la cosa era tornata. Sì, è già fatto. Non li rilasciamo copia fisica, ma viene. Pronto! Ciao Gennaio, dove sei? Personale. Io sono al Vanilla. Per cui adesso sei la ferma. Sì. Fanno un controllo. Senti, dove stavi prima? Prima quando? Prima, io è da un'ora che ti sto a cercare. Mi sono addormentato. Togli il via voce, Quinto, togli il via voce. A me me frega niente se ti sei addormentato. Se tu lavori con me al 50-45%, ci vuole che entri e fai il serio, capito? A me me frega un cazzo se tu ti addormenti, c'hai le madonne, quello che ti pare. Cioè, ma perché è successo qualcosa? C'avevi un appuntamento stasera. Ma no, non mi hanno risposto. I figli di puttana non mi hanno risposto. Che vuol dire? Alle 10:30. Non me l'hanno accettato. Non me l'avevano accettato. Capito? A me nessuno ha detto nulla, io ho scritto, non mi hanno risposto, quindi ho detto vabbè, aspetta. Aspetta, sto qui con la procuratrice, tu avevi preso appuntamento con la procuratrice, sì. Giusto? Procuratrice, io c'è... sull'applicativo, nessuno mi ha detto nulla. Ma chi è? È il mio socio che doveva venire qua, però ha detto che non gli avete risposto, è vero? Evidentemente se gli abbiamo risposto, signor, vuol dire che c'eravamo da fa e che non c'era tempo per rispondere. Hai visto, Quinto? Anche con tutto il bene del mondo, vabbè, non si poteva andare lì. Vabbè, comunque dovevi entrare alle 10:30. Lo so, ho fatto 10 minuti di ritardo, ho dovuto fare una cosa. Vabbè. Dai, sto arrivando, ciao. Sei in procura? Sì, ho preso i taser, le fatture non me le fa ancora, a me non lo so, vabbè, ciao. Signorina, perché non mi fa fare le fatture? Che senso? Probabilmente deve andare in cafetteria per questa cosa qui. Possiamo farlo noi. Sì. È una cosa governativa, non è nostra. Va bene. Ok. Ma comunque l'attività è aperta. Dal momento in cui vi risolvono questa cosa, potete. Grazie potete mille. Niente, arrivederci. Di nuovo, arrivederci. Buona serata. Non è un fatto che so pietre miliari. Per i taser? Sì, dimmi. Dobbiamo prendere il porto d'armi. Devi prendere il porto d'armi. Quello costa l'ira di Dio. Quanto costa? Ma non è un problema. Se iniziamo a fattura con il coso, con il locale, mo non ti preoccupare. Se qualcuno è molesto lo caccio io a maniera mia. Non ti preoccupare tu. Certo. No, ma io c'ho la pistola mia. Cioè non è un problema. Evitiamo di utilizzarla la pistola. Allora c'ho la mazza. Perché se qualcuno c'ha tipo una GoPro addosso, i poliziotti vedono la pistola, vengono. Sta cazzo di GoPro, ma non si può rompere in qualche modo, non si possono eliminare. Vabbè, mettiamo a che servono che tu... le GoPro qua, non lo so. Mettiamo caso che tu lo butti a terra comunque. Tu lo perquisisci, se c'è una GoPro al massimo la prendi e gliela spacchi. Vabbè. Allora. Quinto, nell'applicativo prendi. Sì. Prendi il messaggio del giornalino, quello là per la ricerca del personale. Sì. Vai, fai slash AD e pubblicalo. Aggiungici alla fine che oltre ai baristi cerchiamo pure le ballerine. Certo. Civico 135. Eccolo, vanilla unicorn. E qua tanto quello che faccio da mangiare. Non ho capito che devo mettere, che cerchiamo. Allora, civico personale. Baristi.
Perfetto. Sì. Perfetto. Lasciamo aperto così almeno la gente che vuole viene. Ma il punto... Dove se mi fanno fare le fatture? Sì. Allora, chiudi un po', chiudi, sennò qua si riempie del porcilaio. Chiudi. Però sta arrivando gente per i colloqui, eh. Sì, sì, mo dopo le facciamo. Oh, che? Okay. Niente, le fatture... No. Niente, non mi fa niente. Ma non ti preoccupare, la sto risolvendo questa cosa. Intanto faccio mettere le cose per cucinare, eh. Qua ci vorrebbe una bella mazza, altro che... Qua ci vorrebbe una bella mazza sulle mani. Questo funziona? Eccolo, un bello sigaro. Ah. Questo c'è, questo qua ci voleva proprio. Ah, un bello sigaro. Allora. Ciao Loxufex, 43 mesi. Un bacio enorme, grazie mille. Ciao bello. Allora, sono pietre miliari, dice Rix. Saluti dalla Sardegna. Ciao Costantino. Allora, il fatto non è che sono... Il problema è un altro. Sì, 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 a voglia. Sì, sì, lo so. Infatti, grazie a... Ma pure a Ninja, che è venuto... Non lo so, ragazzi. E che stavo di praticamente nulla. Qua ci stanno grossi problemi. Grossi problemi. Allora, aspettiamo che viene qualcuno qua, se vuole venire qualcuno. Viene per le fatture. Sì, sì, lo so, dopo ci vado. E che stavo di non più segui le regole, più il tuo RP sarà vincente. No, ma io sto seguendo, ma io seguo sempre le regole, ragazzi. Cioè, non capisco dove, quando non ho seguito le regole. Quelle 2 anni fa, quando facevo lo scemo, che andavo buonasera, a cercare. Buonasera, senta, guarda. Kertus per cercare di metterlo sotto. Cucina, no? Siamo non attivi. Siamo fatto RP. Vogliamo sapere se potevamo ordinare qualcosa di già fatto. Stu Italian Reborn RP. Sì. Ciao Eremita, 10 mesi, ciao bello. Abbiamo appena registrato, siamo appena stati in pubblico. Locale peggiore? Meglio! A me piacciono i locali brutti. A me mica voglio le robe tutte chittate, precisine. Perfette, guardi, perfettine. Ma che cazzo me ne frega a me? Abbiamo fatto tutta la pratica con la procuratrice Arumi. È arrivato gennaio, hai visto Vinto? No, non l'ho visto. Meglio che non lo vedo oggi. Adesso riferisco. Meglio che non lo vedo, perché sennò dopo un mazzo veramente gli metto le mani addosso. Un mancazzo. Immagino. Sì, sì, no, sta proprio arrabbiato, sto proprio nero. A me piace fumare un po' così, ci fa caso. Ma fumi dallo culo? Non ho mai visto una che fuma dal culo. A me mi piace muovermi quando fumo, cioè. Ah, tu ti ficchi la sigaretta dentro il culo, poi aspiri. Bel modo di fumare, posso dire? Sì. Hai visto, ti piace? Minghia. Beh. Buonasera, Stella! Allora, adesso la gente... in circola la nicotina. Col culo? Buona sapersi. Sì, sì. Devo sempre tenerlo in allenamento, sennò, cioè. Ottimo. Vediamo se già stasera vuole venire qualcuno a fare un privé. Beh, già li abbiamo fatti ieri, Ah, sì? Quarta. Ah, vai, da quanto? Da 5 minuti. Sì. Avete segnato questi privé? Sì, sì, tutto a posto. Mm-hmm. Ma tutti che vengono a 5 minuti, sono soddisfatti i clienti? Ah, voglia. Sempre. Ah, sì? Che vi chiedono? Qual è le cose che vi chiedono, che vi dicono? Ma in realtà sono tutti abbastanza timidi, siamo noi che parliamo, facciamo. Ah, sono tutti timidi? Sì, sì. L'unica cosa che ci dicono è, oddio, wow, non ho mai visto una cosa così, oddio, incredibile, oddio. Esatto. Ah, tutti uguali, proprio niente, non ci sta nessuno che vi dice, magari, che ne so, magari che vi chiede, oh, senti, non è che facciamo magari qualcosa di strano? No, per ora non è successo.
Niente. Secondo me si sentono anche un po' in soggezione. In soggezione, perché vabbè. Sì. No, ma va bene, va bene. Sì, meglio, ma perché meglio. Gli piace talmente tanto che sono lì in procinto di svenire. Quindi. Meglio. Il ragazzo che a cui l'ho fatto ieri mi ha detto che è stato bellissimo, che è stato il privé più bello che ha mai fatto, eccetera, eccetera. Addirittura, ma proprio li stregate, cazzo. Siamo professioniste, te l'ho detto. Beh, un ottimo, ottima roba. Però l'unica roba sono i tacchi. Che cazzo, siete alte come non mai. Ma che non ti piacciamo alte? Sono belle fighe. GTRP e Magi. Meglio alte che basse. Sì, GTRP si chiama roleplay, ragazzi. Gioco di ruolo. Io sto ruolando, che allora, ho tipo il personaggio. Adesso mi fa sapere l'info. Che è un proprietario della, di un locale a luci rosse. Mangiare. Adesso abbiamo chi è? Che? Che è a me? Cos'è qua? Cazzo è sto rumore? È questo che si è attesi. Eccoci. Ma che è? Chi è? Gusti strani. Bisogna stare attenti a no coppa. Allora, 5 minuti. Tra 5 minuti bisogna rimandare il messaggio. Perfetto. Ce l'avete fatto? Sì. A moglie sparo, eh. A moglie sparo quando vedo sì, Dio. Dimmi. Hai visto se c'era qualcuno dei ragazzi prima? Il biondino, no. Zero. A moglie sparo, eh. No, Quinto, no? Metti giù. Metti giù. Questo ragazzo che sta a Vigny è venuto ieri, vuole fare il colloquio. Ah, ok, sì, okay, ho già okay, detto a Quinto. Ciao, carissimo, sei tornato. Bisogna prendere cibo. Posto? Bello, bene. Belli mio. Ciao ragazzi, ciao. Che dite? Niente, stiamo facendo un po' di colloqui. Salve. Ah, ma chi è che viene qua con Luca Lippo mi piace con la musica? Io. E tu? Perché? Eravamo noi. Bella la canzone. Perché bella la canzone. Prima, il Civico, il 133, non il 125. Prima non può capire. Prima stavamo davanti alla polizia con trapanarelle. Come, scusa? Non ho capito. Civico? Non ho capito, ho sbagliato il civico, scrive? Sì, è il 133. Orca, che ho scritto? Non fa niente, ragazzi, sono venuti lo stesso, non fa niente. Andiamo. Ma la domanda, chi lavora qua? Tutti noi stiamo facendo i colloqui per il personale. Prego, mi segua, signore, quei capelli bianchi. Abbiamo sciolto da solo ieri sera. Apri. Vuole qualcosa da mangiare, da no, bere? No, ma poi noi abbiamo... Guarda. Prego. Sinceramente sì, guarda. Sì, vabbè, ma la gente non è... Un attimo che vedo un attimo cosa c'è. Certo. E quanto voleva? Boh, non lo so, faccio lei 2-2, va benissimo. 2-2, eh. Faccio la fattura. Sì. Wow, sino pork, mo cacchi de vive. Assurdo. Sto che la mascherina, signore. Quinto... No, ma la mascherina per respirare. Voglio il pistolone tuo. Per respirare. Ok. Jessica, mi hai messo la musica? Ci vieni, te lo do. Ma qua ci... Ah, ma voi ballate pure qua. Perché mi dice che ho pagato la fattura? Grazie, Remita. Grazie, Loxofex, ciao bello. Di cosa? Facciamoci il privé. A Jessica! Venni! mi è venuta la fattura a $1000, mi dicevo pagata. Sì, vieni qua che te do lu. Dai, pistolone. Tieni, sì, la pistola, sì. Sì, però bella mia con i clienti, no, con me, perché con me non attacca, No, vabbè, ma io mi sto allenando, ma che te pare? Questo è tutto allenamento. Ecco. Poi se dopo vogliamo fare un privé prima che vado a dormire. Gennaio! Come ti pare? Ok, vedi? Ok, funziona? Problema. Vedi un po' se ci stanno i colpi. No, te ne do un paio. Vabbè, te ne do un paio, vedo... dai. Cioè, dovrei sparare. Devo sparare fuori. Tieni, ti ho dato pure 10 colpi, ti ho dato. Grazie. Mi raccomando, no, occhio come la usi, Assolutamente, sì. Ok, perfetto. Comunque sei magnifica, mamma mia, proprio bella. Vabbè, dopo, prima di chiudere, se poi è un privé non c'è problema, ci mancherà. Certo, così almeno mi svuoto le palle per bene. Mi fa piacere sentire questo poco, ma sicuro. Devo usarli i colpi, sì. Perfetto. Ok. Dai, allora a dopo, signorina, buon lavoro. A dopo, mi sa che vogliono qualche privé. Chi è che vuole un bel privé guzzoli? Infatti siamo due. Chi è che ha tirato un cazzotto alla ragazza? Io ma volevo tirare all'amico mio, non a lei. Allora qua niente botte,
Qua niente botte, mi raccomando, eh. Scusate. Ragazzi, no, 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 scusate il cazzo, qua non siamo alle giostre, eh. Mi raccomando. Io, quinto capocchia, piacere. Chiedo scusa da parte del mio cugino che ah, ok, 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 ok. Scusi, guarda. Salve, cerca lavoro? Dai, pagamo dei poteri dei soldi, giuro. No, no, no. Volete cibo o qualcosa? No, dei proprietari ci ma sono. Le possiamo sì, sì, sono io, sono io il proprietario, mi dica. Salve, sono nato nel proprietario dell'import. Perché... Ah, piacere, no, piacere. Vuole parlare con me in privato? Andiamo, andiamo, provare, andiamo, venga, farla, venga. Prova a farlo. Come si fa? Muscolo alt e guardi al cibo. Prego, prego, volete qualcosa da mangiare? No, stiamo bene così, grazie. Prego, prego. Venite, venite, venite. C'è molta musica alta. Andiamo a destra. Venite, venite, venite qua. Venite, venite. Ok, ti seguiamo. Prego, prego. Via. Karma. Quanto ho visto che guardava pesante. Ok. Eccoci qui. Allora, è un attimo che... Ok. Salve. Salve. Buonasera, buonasera. Sì, lui è il mio co-socio. Allora, sì, ditemi, prego. Allora, abbiamo saputo che avete aperto, cioè, sono stati contattati dal procuratore generale in persona, ci hanno detto che voi avete tutte le carte in regola, quindi potete iniziare a rifornirvi da noi. Certo, l'unico problema è che non riesco a fare fatture. Ok, infatti l'unica preoccupazione del procuratore era proprio questo, sul fatto se vi fosse già stato abilitato il POS. Non lo so, non so neanche come funziona, cioè, siamo nuovi, io so solo che dovevo andare lì e poi chiedere informazioni, siamo andati a chiedere informazioni, ma è un casino. Scusate, che è successo? L'hai terminata. Pasqua, riesci un attimo a introdurre tu, ragazzi? A causa di mancanza di attività, sì. Perché mancanza di attività, dunque... mi dice? Voi non riuscite a effettuare fattura al momento tramite POS? No. Vabbè, dice che a causa di... Questa è una cosa molto importante, ha detto il procuratore, che è molto importante che voi riuscite a effettuare fatture tramite POS. Mm-hmm. Poi, una volta risolto questa, diciamo, problematica iniziale, vi spiego un attimo come effettuare un ordine a noi, va bene? Mm-hmm. Allora, certo. Essendo che immagino che è la prima volta quindi che effettuate un ordine da noi, quindi dovete scrivere tramite l'app servizi, se voi andate, c'è scritto import-export, mandate un messaggio e nel messaggio scrivete intanto il nome dell'azienda, possibilmente in un unico messaggio, scrivete il nome dell'azienda, il civico e ciò che volete ordinare. Poi diciamo potete ordinare sia la parte dei preparati, quindi che poi voi effettuate. Che ha scritto l'Amara che lo banno, se non ci sta nessuno su TikTok che te guarda. Risolto questa problematica. No, ma c'è anche 50-60 persone, ma te sembrano poche 50. Farli. Quindi voi potrete effettuare, ricordatevi il minimo di ordine. Ok. Potete una volta fatto qui, quindi scrivete il nome dell'azienda, il civico e cosa volete ordinare. Ok, ma avete un listino per caso che possiamo confrontare? Abbiamo un listino, abbiamo un sito web, quindi da lì poi potete avere ottimo, diciamo, potete vedere tutti i prodotti destinati alla vostra azienda. Come si mette le braccia? Perfetto. Tipo così. Ok, quindi io ad esempio apro l'app servizi, controllo sulla voce import e vi scrivo vanilla, civico 133, 50 hot dog, per dire. Sì. Giusto? Sì, sì, okay, floppings, ma ancora ci abbiamo bisogno di altre robe. Perfetto. Ancora siamo all'inizio. Poi, signor Nata, se vuole... come in inglese? Sì, l'unica cosa che dicevo, l'unico dubbio del procuratore era sul fatto... Se vi fosse stato attivato già il POS. No, ancora no, purtroppo. Allora, purtroppo per gli ordini non possiamo consegnarvi ancora. Guardi, allora è una cosa strana perché il POS a me funziona, allora no. È una cosa incredibile. Cioè, a me funziona, allora no, non so perché. Stiamo risolvendo comunque. Ok, c'entra magari il lavoro? Se è un lavoro primario o secondario? Ho il secondario. Ah, ok, allora. E io il primario? Il secondario è questo qua.
E gennaio, sì. Vai a controllare i privé che c'è la ragazza, che nessuno fa video o cose. Stai là finché non finisce. Ah, ci penso io. Grazie, grazie. Vabbè, se c'è almeno un dipendente che riesce a fare fatture. Sì, eccomi, eccomi. Ok, allora possiamo, sorvoliamo sul momento, perché senza far fatture significa che acquistate a nero e rivendete a nero e... No, a nero niente, io faccio pago con lo bonifico se vuoi, cioè arrivo, non... grazie. Nero qua non esiste niente, scusami. Allora, noi abbiamo aperto da poco, ok? Da pochissimo okay. Abbiamo aperto. A noi sì. Ci serve un modo per fare la fattura, perché noi vogliamo pagare tasse, ma se non ci abbiamo il POS, tocca evadere, per forza. No, evadere no, ma il problema non è con noi, perché noi possiamo fare fatture, quindi noi possiamo far pagare voi come attività. Il problema è che i cittadini, non... voi non potete far pagare i cittadini se non potete far fatture. Sì, cioè, un momento solo, che sento spari qui prego. Fuori e non mi piace la situazione. Prego. Porca troia, un attimo solo che sto a chiamare la polizia privata, un attimo. Porco diavolo, come si chiama la chopper? Your call has been forwarded. Porco... va tutto bene, siete al sicuro qui dentro. Come si chiamava, Cioppa oppure? Logan? Your call. Ma porco diavolo, non ci sta nessuno. Tutto tu? Incredibile. Detto come effettuare gli ordini una volta risolto appunto il problema del... Oh, ma non c'è nessuno stasera, che è? Ma non si può fare RP così, no? Non sei segnato Pasquale. Non si può fare RP così, ragazzi. Vabbè. Bene. Che figata. Niente, vabbè, comunque, allora, dicevamo... Orca troia, sento spari assurdi. Un momento, Mi sa che la zona non è delle più tranquille qui intorno. No, è tranquillissima, solo che c'è solo un piccolo problema tecnico. Signore, pronto? Senti, ieri t'ho chiamato e non sei venuto qua. È perché stiamo in una sparatoria, signore, è un po' un problema, è un casino. Io qua c'ho un locale, mi serve sicurezza qua. Dove sta lo stato? Proprio lì sto io. E io sto qua, mi stanno sparando addosso, cazzo, signore. Chi è che ti sta a sparare, Dio santissimo dolorato? Non lo so, delle persone col vestito rosso. Ma dai il permesso di prendere una pistola di mio nonno e venire là e... Sì, se c'è il porto d'armi, okay. Sì, c'è no, il porto d'armi. Non ce l'ho, non ce l'ho. Ovviamente scherzo. Allora no, signore, no, signore. Sì, non ce l'avamo. Ma perché su Twitch vengono questi disadattati a scrivermi queste cose? Io non lo so, guarda. Cioè, vengono, mi scrivono queste cose qua su Twitch, ma perché? Perché fai così, Momo? Ma perché? Cioè, non capisco. Su TikTok non esistono queste persone, solo qua vengono. Incredibile. Ghost ah, poco, grazie mille, bellissimo, 11 mesi, grazie! Prendi il carico all'ordine, intanto la scuola. Ma chi è? Comunque, allora, dicevamo, gli ordini quanto costano? 80, giusto? 40, quant'era? Facciamo tre fasce di prezzi. Preparati, vanno 40 al pezzo... Però per fare un cibo avete bisogno di due buste di preparato. Quindi 80-80, ok, sì. Esatto. Pure? Il 90% delle bevande, tutte quelle che non potete preparare voi nella vostra cucina, costano sempre 80. Mentre tutti i cibi che potete fare voi con i preparati, se li ordinate già belli e fatti da noi, vi costano 100. $20 in più rispetto a quelle se prendete preparati. Ok. E guarda, mi devo un attimo consultare con il mio socio, lo chiamo subito. Ok, ma ci potete anche pensare, tanto ci mandate un messaggio quando volete. Certo. E noi il tempo di caricare il furgone e siamo qui a voi a scaricare. Ok. Sistemate ovviamente quella situazione del POS per effettuare fatture. Certo. Menti poi, ok. Vabbè, allora E allora qua è un problema grosso. Vabbè, comunque, allora, detto questo, niente. Allora, grazie mille, ci sentiamo dopo. Mi volete dare il vostro numero? Il vostro contatto? Chi è che c'è sempre di voi? Ti lascio il mio senza problemi. Non ti faccio domande sul nome, per favore, che è la parte più imbarazzante della giornata.
Signor Quinto, giusto? Signor Capocchia. Sì. Mi può rinominare subito come Nathan. Nathan. Dell'import-export, giusto? Esatto. Proprietario dell'import-export. Lei c'è sempre? Sì. Solitamente era mezzogiorno alle 4, alle 5 di mattina. Ci siamo sempre. Allora, aspetta che non ti trovo. Nathan, come ti chiami? Aspetta, non capisco. Tonna. Tonno. Ah, tonna, pille, pinne, ok. Però non facciamo domande, per favore. Importa, export. Ok, e l'altro ragazzo invece, se non ci stai tu, chi chiamo? Io devo aspettare il mio? Sì, dai. Allora, ti mando il mio. Anzi, questo mo glielo metto di prima qua. Ah, non so se già gliel'ha detto il mio collega, ma ogni tot pezzi coordinati da noi avete diritto ad uno sconto. Si parte da 200 pezzi con il 15% di sconto totale in fattura, 300 pezzi il 20%. Ma dopo si rovinano questi, vedi? Ingegner tre quarti? Sì, sono io, sono io. Sono il coproprietario dell'import. Allora, tutti gli alimenti hanno scadenza di 24 ore, mentre i preparati non hanno scadenza. Quindi se ordinate i preparati, state tranquilli, tenete nei magazzini, quando avete necessità li cucinate voi. Mi hai chiamato, Quinto? No, non è che a me non entusiasma più Testa Gialla. Persone di merda che fanno RP mi stanno sul cazzo. Per esempio, fuori dal locale stanno a sparare. Perché sparano? Non lo so. A me piace RP, a voi se mi piace RP. Però è proprio 5M che non mi entusiasma più tanto. Perché fanno tutti schifo. Non tutti, però ci stanno tante tipologie. Cioè è diventata una... Sentite, signori? Sì, 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 parlate, parlate, okay. Voi, parlate. Parla lei, signor Gennaio. Con che i ragazzi. Allora, loro sono i proprietari. Parla, ci ho parlato prima, no? L'import. Sì, 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 ma sì. Come, cioè, che prezzi fanno? Tutto, vai, vai. Ah, ok. Ditemi, allora, come diceva il signor Capocchia, allora noi abbiamo tre tipologie di prodotti con tre prezzi differenti. E quello è il problema. Sono delle buste che potete usare nelle vostre cucine. Ogni due buste ci potete fare un cibo. Un cibo e una bevanda. Vado a prendere la magna, arrivo. Okay. Grazie, testa cialla, pure io. Queste costano $40 al pezzo, quindi $80 un piatto finito vi verrebbe a costare, e tutto il listino, il menù ce l'avete nella vostra cucina. Quelli sono tutti i prodotti che potete fare voi. Ok. Poi ci sono tutta una serie di prodotti che non potete cucinare voi, ve li portiamo noi già belli e fatti, che sono per lo più lattine, bottiglie, Coca-Cola, okay, Sprite, Fanta, tutte queste cose qui, che le pagate sempre già belle e finite $80 al pezzo. Mentre tutti i prodotti che potete fare voi da soli con la vostra cucina, quindi tutti i prodotti dei preparati, li potete comprare già belli e pronti da noi, solo con un prezzo maggiorato di $20. Quindi anziché 80, che costerebbero a voi... Hai fatto bene, dice Dani. Dollari. Cioè, questi $100, di cosa, quali sarebbero? Non ho capito. Tutti i prodotti che potete fare voi nella cucina. Quindi o li fate voi usando i preparati, okay, li $80, o se no li prendete già belli e pronti da noi a 100 però. Tipo ad esempio uno dog pagherei $100, giusto? Esatto, se invece prendi due preparati te lo fai da solo nella tua cucina e ti costa 80. Ok, una singola domanda, questi preparati che data di scadenza hanno? Allora, i preparati non hanno scadenza, mentre tutti i cibi, sia quelli che comprate da noi, sia quelli che preparate voi da soli, hanno 24 ore di scadenza. Ok, perfetto. E come dicevo sempre al signor Capocchia, alcuni utenti devono avere allora, il minimo utenti chat... 50 pezzi, il massimo è di 500. Devono avere un account da più di pezzi che ordinate. Allora, gli utenti chat senza no... devono avere un account da più di 6 mesi. Questi sconti partono da 200 pezzi con il 15%. Così almeno, no, 6 mesi un po' troppo, 3 mesi. Il 20%, 500 pezzi, che è la fattura massima, e il 30% di sconti sul totale. Ok. Ok, così almeno i troll non vengono. Allora, quindi 500 pezzi, 30%. Perché quello di prima, quando c'aveva, per esempio, Momo de Nob, 24 dicembre 2022, no? Ordine preso in carico. 24 dicembre 2022, ragazzi... con
il totale, ordine in consegna. Così sapete. No, deve verificare il numero di telefono. Vabbè, verifica, ragazzi. Cioè, se può scrivere, ma deve verificare il numero di telefono. Il furgone, poi cioè, lo può scrivere, ma deve verificare il numero di telefono. Io penso che sia abbastanza logico, no? Deve avere il numero di telefono verificato. Secondo me si è messo. Perché le mail uno se fa 10 account mail, che ci vuole? Invece così almeno lo piglia in culo. Ok. Ma chi c'ha l'account da un anno può scrivere tranquillamente. Secondo solo. E quindi questo è quanto, magari poi ci aggiornate sulla situazione posto. Certo, sì, appena sapete qualcosa vi facciamo sapere tutto in caso prepariamo il primo ordine. Ok, allora pare che abbiamo finito, certo. Signor Nato. Sì, se non c'è altro scappiamo che c'è un po' di movimento all'import. Sì, andate pure, vi ringraziamo della visita. Ok, perfetto. Buona serata, signori. Buona serata a voi. Seguitemi pure, ragazzi. Vi faccio uscire di qua, che così avete grazie. Uscita meno burattolo. Signor Quinto, è stato un piacere. Mi auguro una buona serata. Arrivederci, ma la signorina invece è un optional? Buona serata. No, è mia moglie, la signorina. Ah, ok. Non salve, è allora mi chiamo Quinto, piacere. Piacere, Diana. Ciao, Diana. Ciao. Diana, c'era cioè, okay. Diana, è un'amica mia, faceva rima... Vabbè, un'amica mia, era un'amica mia, eh. Faceva la puttana del lavoro. Non penso sia la stessa. Solo quella. No, non era la stessa, assolutamente. Anche perché questa è molto elegante, vestita. Lei era proprio... com'era? Era... Ti ricordi di gennaio? Era proprio una zoccolona, porca. Mi ricordo, brutta, sì, era una brutta. Tossica. Mamma mia, quando era brutta. Vabbè, peggio, arrivederci. È stato un piacere. Arrivederci. Fatemi a farmi vista. Ciao. Che chiappe, porca troia. No, io. Allora. E a quella glielo vorrei ficcare dentro il culo, così a secco, senza vasella, porca puttana. Oh, che è? Si è rotta la porta? Oh, si è rotta la porta? Oh! Si è rotta la porta! Porco demonio. E che si fa? E si è rotta la porta, non lo so, che cazzo c'ha. Devo chiamare il fabbro. Sì. Ascoltami un attimo, allora, io prenderei a sto punto i preparati, cioè quelli da prepararci noi, ok? Li ficchiamo lì da preparare, un attimo facciamo un corso ai baristi su come cucinarli, ok? Almeno non hanno scadenza, ci prendiamo un ordine grosso, paghiamo il 30% in meno, e poi in caso mettiamo uno in cucina e l'altro lo lasciamo lì come barista. Gli facciamo fare, che ne so, ogni tot minuti 10 pasti per star tranquilli in caso che arrivi gente e stiamo tranquilli. Stasera doveva venire uno, però non è venuto. L'hai letto l'applicativo? No. Doveva venire il barista, ma non c'è sta. Aspetta un secondo. Sulla chat, infatti mi ci sono arrabbiato proprio pesante pure con te. Ho visto, il ragazzo no, a me aveva detto che oggi forse non ci sarebbe stato, mi aveva preavvisato me ieri. Vabbè, comunque c'è stato pomeriggio, va bene. Ascoltami, ma gli altri... io parlerei di cose più importanti. Il biondino, te lo ricordi? Quello lì che ho messo sia come security che come barista, ok? Sì. Lui, è una supposizione. Lui mi ha detto che oggi non ci sarebbe stato, ok? Il problema, sai qual è? Il problema è che io ieri sera ho visto tutti andare via, ok? Sì. Ho lasciato lui qua, gli ho detto vai pure, stacca se vuoi, ok? Sì. E da ieri sera però io sono tornato oggi, ho visto è scomparso del cibo. Allora, scusate un attimo ragazzi. Porca troia, allora quanto cibo? Abbastanza, parliamo di una quantità alta. Cioè più o meno ho visto, saranno almeno 50 di cibo. Vabbè, non ti preoccupare, quando tornano li controlliamo tutti. 50 allora, cazzo di pezzi da mangiare. Quinto, porca te dico troia, solo, figlio di puttana. Ti dico solo che mentre tu parlavi abbiamo fatto $100,000 solo delle ballerine. Minchia! Stiamo letteralmente sbancando. Ora ascoltami, ti faccio parlare con una persona. Sono dei ragazzi di strada, ok? Sì. Ok, che loro sanno risolvere bene i problemi, capito? Coltellate, pistole, eccetera. Io ho in mente di proporre un affare. Sì, ma quando la qua non deve diventare un centro di... Poi Berlino non mi risponde.
No, no, ascoltami. Sarò impegnato. Io ti propongo questa cosa. Cioè. Non te li porto qua, ok? Cioè. Gennaio, c'ho bisogno che me stai fuori, mi controlli se qualcuno c'ha bisogno al bancone e che nessuno spia le ragazze o le tocca, ok? Dimmi, sì, sì. Vai, vai adesso. Mo te li porto qua, Quinto. Sì. Attento, con chi fai affari, Quinto, ok? Sì, sì, io piuttosto opterei su Draco se ci serve un gruppo di strada. Almeno sappiamo che fanno le cose fatte come Dio comanda. Quelli okay? Stanno tutti. Mi raccomando, guardami bene negli occhi. Guardami dritto. E non mi dare più ordini, bastardo. Ma vaffanculo, hai capito? Vai. Niente, qua l'attività non mi funziona qua, gestione attività. Allora, abbiamo detto che devo prendere il civico qui. Che civico era? Non mi ricordo, che era sbagliato. Era il civico 133. 133, ok. Civico 133, perfetto. Allora, Quinto. Qual è zona off limit, mi raccomando. Quinto. Un attimo che c'è. A me servirebbe solamente il nome del ragazzo che era con lui ieri, perché mi ha lasciato il numero, ma sai. Arturo, sono io Arturo. No, 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 c'era un altro ragazzo. Jenny Scorza. Jenny Scorza. Sì, Quinto, sì, sì, eccoci, sì. Il no, proprietario no, del tabaccaio, del tabacchino. No, no, già ci siamo conosciuti. Ah, ieri, sì, come... sì, ci siamo già parlati ieri, come vi lascio no? Parlare, eh? No, no, ma già abbiamo parlato, cioè, di che bisogna parlare, non capito. No, mi serve il numero del ragazzo di ieri. Così sta non... di là, sta di là, sta di là. Com'è che si chiama? Scusa. Jenny Scorza. Jenny, ok. Gennaio, risalvalo. Così almeno mi mette in contatto con lui, perché ieri evidentemente non sono riuscito a salvare il Lube. Certo, certo, quando non c'è giusto io ci sta lui. Vabbè, prego. Grazie. Prego, puoi andare, prego, prego. Diversi. Quindi vieni Quinto, vieni. Ok. Sono entrato ora con Gennaro, mi dice che non è... Sì, sì, no, so io e lui, cioè tutti e due. Tutti e lui siamo tutti e due capi. Cosa sta a fare? Culo del monio, che porca troia, fammi levare. Serve. Quanto signore, devi serve? Oh, sto morendo di sete. Ma vuoi fatto acqua. Da meno, Cosa vuole? Quanto vuole? 5 di acqua, per favore. 5 succhi, settato veramente. Arturo, gentilmente, fai anche la fattura al ragazzo in camicia, che lo vedo in difficoltà. Sì. Perfetto, quando viene, ragazzi, un 5 di Santino, ok, pagata la fattura di 5. Quanto okay. Vuoi? 5 di acqua. 5 di acqua, arriva. Vabbè. Paradiso! Quella a sinistra, quella a sinistra. Che sta succede? Che succede là? Vai dritto e poi vai a sinistra. Ma quella è inciampa un po' più. Sì. Ma che cazzo sta vedendo? Che sta succedendo qua? Ma quella gli sta a fare un pompino, ma che cazzo è? Ma io ho capito, tu che cazzo stai a fare qua? Non urlare, Santino. La pagato? No, fatto. Malagai, dove sei? Your call. Malagai, sì, quindi tu e tutti e due ragazzi. Allora, aspettami qua. Niente, non si può fare per così comunque. Salve, cercate lavoro? Siete qui per... Salve. Salve, siete qui per i provini? No, ascolta, lavori qui. No. Che provini? Io sono il proprietario. Ah, perfetto. Dobbiamo far motivare questo ragazzo. Ma su Santino. Ma è palesemente parlare, ma è lui. Dimmi. Comunque, ascolta, bello, sei il proprietario, giusto? Sì. C'è un mio amico che ha bisogno di una pupa. Me la puoi presentare una? Una pupa? Vada dentro, c'è il proprietario lì anche, il tuo proprietario. Ah, siete due proprietari, ok. Sì. No, è pieno di donne dentro. Il proprietario delle sì, mura sì. E ci quello è il proprietario degli interni, capito? Certo, certo. No, 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 io sono... No, no, veramente, io posso fare... Venga, venga. Ma sei sicuro che sei proprietario? Non sono, mi stai convincendo. Ragazzi, no, no, sono ragazzi, io, sono io, prego. Ufficio, chiamalo, digli. Fammi conoscere qualcuno. Chiamalo, digli, vieni. Quinto. Arturo, qua vogliono altri provini. No, altri provini, ragazzi, altri ballerini. Allora, ragazzi... Altri ballerini. Pericolo. Che ballerine, Oh, ragazzi, ascoltatemi. Pericolo. Per i colloqui e se avete bisogno. No, avete vogliono bisogno le ballerine. Ok, ragazzi, se volete le ballerine, aspettate qui ai divanetti. Arriviamo subito. Ok? Arriviamo subito. Quinto, devi venire con me, mi serve. Un uomo per te, tranquillo.
Quanto li pagate le promesse? Io sto dappertutto con i miei amici. Ma dove è andato Sandino? Quinto, vieni con me. Permesso. È la verità, Fra, la verità. Adesso ma arrivo. Perché sei drogato, Briac? Che cazzo ti è successo? Ho fumato, che cazzo vuoi? Minz, che cazzo hai fatto? Io niente. Ma non farla fumare, Minz, ma che cazzo fai? Ragazzi, ma ti tiro una testata di spacchi. Quinto, vieni con me. Oddio. Io direi che è meglio di no. Volete qualcosa di un po' più spinto? Balletto. Nel tuo ufficio, Quinto, nel tuo ufficio, andiamo. Andiamo. Minchia. Sei fattura! Minchia che roba. Stiamo a fattura, Malagai. Oddio, allora, che cazzo Quinto. Sono questi? Sì. Lui è Malagai e i suoi ragazzi. Sì. Malagai c'ha dei ragazzi particolari, ok? Che tendono a risolvere i problemi. C'hanno problemi di testa? No, ascolta. Metti caso che al locale viene qualcuno a rompere il cazzo, ok? Noi risolviamo i problemi che c'hanno in testa le altre persone. Ma ovviamente non qua dentro. Se li portano fuori e i problemi li fanno sparire. Ok. Capisci a me? Ah, ho capito. E quanto costa sto servizietto? Costa che gli facciamo uno sconto. Ovvero che... Ah, solo lo sconto. Il cibo... Ah, pure adesso. Aspetta un attimo, sta a chiamare tutti. Aspetta. Rispondo dopo, lo chiamo. Ok, vai. Allora, dimmi. Al posto del cibo, invece che 2,50, gli facciamo 200. E sulle ballerine, invece che... invece che 20.000, gli facciamo 15.000. Invece che 40.000, gli facciamo 35.000. Ok, ma bisogna ricordarsi poi chi sono questi, perché è difficile ricordarsi tutto. Prenditi qua. Prendi il numero di Malagai. Stiamo parlando di 35.000 per tutte due ballerine, tutte e due. Quindi sì. Voi ragazzi, quando venite qua, vieni. La porta è un po' pesante. Quando avete bisogno, dite che siete di Malagai, ok? E vi facciamo lo sconto. Siamo d'accordo. Ma tutti Quinto? Possono venire qua e dire che sono dei Malagai. Ma lo sanno loro. Li conosciamo loro. Però i muri hanno le orecchie e sentono. Esatto, è quello il problema. Siamo dei Malagai, sconto allora, via. Come fai? Signor Quinto, sì. Giusto? Ok. Vede il fazzoletto che porto nella tasca, il colore? Sì, il colore giallo, sì. Bueno. Sì, aspetta. Questo è il colore che identifica nosotros che viviamo al 157. Ma tu che... Del primo... ma che c'hai lì? Che ma sei ricco? Guarda là quanti anelli che c'hai. Erano di gente ricca, sì. Quinto, sono entrate delle persone prima nel privé. Sì, Lola, che è successo? Non lo so, stavano facendo il privé e gesticone e sono entrati. Lo so, signorina, lo so. Guarda, vi chiedo scusa, dopo sistemo io. Ok. Tranquilla. Era giusto avvisare. Sì, è il gruppo di Santino Ciolla di merda lì che bisogna... Era lui. Sì, oggi dovevo andarlo a prendere con Berlino, ma non c'è, purtroppo dopo lo chiamo, vedo un attimo. Va bene. A dopo, andate tranquille, okay. Tutto quanto... E poi se in caso ci avete pure la pistola, potete tirarla fuori. Ah, per... sì, a lei gliel'hai data, a Lola? A Lola? E non riesco, no. Dovete chiedere a Jenny, non a me, c'era okay. Lui. Arrivederci, a dopo. Sì, eccoci. Allora, voi praticamente siete braccio armato e volete gli sconti, giusto? Perfetto. Non siamo braccio armato, noi siamo gente di strada. Gente di strada, è una sorta di gang, una sorta di... Come Drago, lo conosci Drago? No. Quello tutto vestito di verde là, che c'ha tutto strano, cammina io. Ah, quelli di Forum Drive, il 118. 118, sì, quelli che fai tu e io, qui non posso. Cazzo bello! Sì, quelli proprio quelli là, mi stanno sui coglioni, mi stanno quelli. Uno peggio di un altro. Esatto. Noi se ha bisogno di nosotros, nello specifico, se non ci trova chi, ci può trovare a 157. Ma io vediamo, cioè. Va bene, allora ditemi come. Lascia intanto il mio numero. Così dammelo un po', sì. Malagai. Aspetta un attimo, Malagai. Allora, civico 157. Ha detto security illegale.
Ok, Malagai. Mi serve il suo di numero, però. Ah, il mio, inviato. Certo, certo, glielo do subito. Grazie. Prego. A posto. Malagai. Quindi a noi comunque potrà riconoscere principalmente per il colore. Ditemi come si fa qualche mod, tipo, io cazzo bello, com'è? Come mia qualche cosa street, tipo, che vede qua. In qualche animazione street figa. Ah, ok, ok. Diciamo che è il nostro colore che ci contraddistingue, come gli altri ghetti hanno, diciamo, un colore per riconoscersi fra fratelli. Ah, capito, capito. Tutto qui. Se lei ha bisogno, ci chiama e veniamo a risolvere i problemi, ovviamente all'esterno del locale. Ah. Cioè, nel senso che portiamo i problemi fuori dal locale. Perfetto. Tutto qui. Questo in cambio, ovviamente, dello sconto, come stava promettendo il suo amico. Perfetto. Tutto chiaro. E io allora lo sconto vi serve, giusto? Allora sconto, mo me lo segno un attimo sul block note, un attimo. Allora. Un momento che non sono molto pratico con queste cazzo di tecnologia di merda. Nessun problema. Sconto per Malagai. Allora, abbiamo detto 5 minuti. Aveva detto 5 minuti, che era da 20.000 a 15.000, giusto? Sì, 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 poi... sconto di 5.000. 10 minuti invece di 35.000? Invece che 40, scala... 35. Sì, comunque... scala sempre 5.000. Quindi 30.000, 10 minuti. Invece di 45.000, 40.000. Invece, giusto? No. Allora... 5 minuti 15.000, 10 minuti 30.000, 15 minuti 40.000. 10 minuti 25.000. 25.000. 15 okay. Minuti 35.000, ok? Magari ci aspettiamo un bel servizio da parte vostra, eh? Io nosotros se saremo a chi per farlo. Perfetto. Ok. Quinto abbiamo fatto un'ora invece, capo. Un'ora? Mi sono perso. Il suo amico ha perso prima la ballerina sì. Che lui. Invece un'ora quant'è? Togli un'ora. Ah, un'ora niente, ok. No, sì, ma figurati. Beh, già 5 amico, minuti sono vai, tanti. Amico, vai piano con le autostrade. Perfetto. No, io non sniffo, tranquillo. Tu no, ma il tuo amico mi sa che si è fatto l'autostrada per arrivare a Paleto. Ah, ok, mi scusi. Allora, privé speciale per... mi dici un attimo i nomi vostri, mi ricordate i nomi vostri? Puoi scrivere Malagai già o Vagos. Malagai. No, proprio i nomi. Oppure i numeri di telefono, non lo so, qualche siamo, cosa per siamo, riconoscermi. Siamo davvero tanti per quello. Ah, per tutti? Per tutti quelli che sono i miei hermanos, ovviamente. Giusto, Arturo? Giusto, giusto. Io sto scrivendo privé speciale per bandane gialle, quindi... Perfetto. Okay. Allora, potete un attimo... apri Gennaro, il telefono, mi mando il coso. Controllare. Sì, vabbè, vado io. Un secondo. No, tranquillo, andiamo insieme. Mi mando il coso. Sul telefono, ragazzi. No, se voi aprite, vi condivido il coso. Ok, ho condiviso lo sconto Malagai per i privé. 5 minuti, 15k e tutto il resto. Io qua me lo sono segnato. Perfetto. Mi sa che ha scritto male Malagai, comunque. Malagai! Ma ragazzi, come cazzo si scrive? Boh, vabbè, comunque uguale, dai. Vabbè. E io purtroppo non ho studiato, non sono esperto. Nessun problema. Più che altro... Vabbè, niente. Vabbè. E basta. E vabbè, diceva anche sul cibo il suo amico, che da 2,50 a 200 al pezzo. E porca troia, vuoi pure una fetta di bucio di culo? Se ce la vuoi, sì. E così ha detto lui, non l'abbiamo proposto noi, eh. Sconto Malagai, privé. Scusate il disturbo, stavo a ballare e ho avuto un attimo di mancamento, non è che avete da bere? Vuoi da bere? Sì, ce l'ho. Sì. Oh, attaccate qua, fatto... porca troia. Sì, vabbè, che stiamo nel non ce l'ho da bere, signorina, ce l'ho da mangiare se vuoi.
Eri poi in separata sede, ma adesso Ok, ok. Oh, grazie, mi avete salvato. Vado a fare prima, scusatemi il disturbo. Vai, a dopo, vai, vai. Scopo e lavora, brava. Allora, quindi abbiamo lo sconto, giusto? Vedete? Giusto. Lo sconto di quanto è? Da 250 a 200. Esatto. Grazie, gentilissimo. Comunque vuol dire che noi comunque veniamo qua a prendere da mangiare, quindi ha comunque il suo guadagno. Perché veniamo sì, 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 due... sì, 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 certo, certo. Perfetto. No, guadagno non è che guadagno chissà che è, perché comunque a noi ci costa tipo sulle 100 a pezzo, 100 a pezzo, più dopo ci devo pagare tasse su 2,50, quindi sono 2,25... no, 2,25, 200, quindi da 200, quindi... ho una perdita di 50, guadagnerò 30, $30 a pezzo. Però pezzo, si guadagna però 15 persone che vengono a comprare solo a chi in un, nel resto dei locali. No, non è quello il problema. Allora, a me serve un servizio, non è che voi venite qua, mangiate gratis, bevete gratis. Nessuno ha detto di mangiare e bere gratis, non mi sembra. No, no, assolutamente, però io comunque le pago le bevande. Il problema è un altro, il problema è che comunque, sì, ok, il guadagno c'è, ma io vorrei anche protezione, quindi se vediamo, facciamo una prova di una settimana, facciamo sta cosa di una settimana, poi vediamo in caso, se non va bene, dopo una settimana, ciao, arrivederci, buonasera. Una settimana significa che tieni problemi con qualcuno. Che se ho problemi con qualcuno qua fuori, che vengono, entrano e voi non rispondete... o vengo là e non ci sta nessuno, l'accordo salta. Perché comunque a me, voi potete venire qua H24 a chiedere cibo, acqua, sconti e tutto il resto. E io però comunque vorrei anche, insomma, reperibilità. Sì, certo, mi sembra giusto comunque. Certo, quindi, ecco. Per esempio, Berlino, che ha acquistato insieme a me e l'altro socio il locale, m'aveva promesso un sacco di robe... protezione, destra e sinistra, qua protezione, invece il cazzo, un'ora e mezza che lo sto chiamando, non mi risponde, vabbè. Lo conosciamo il signor Berlino. È un tipo un po' speciale, però è simpatico, dai. Mi assento un secondo, scusate. Ma lo conoscete che vi sta simpatico o vi sta antipatico? Lo conosciamo che è passato al nostro ghetto a proporci affari. Ah, ok, ok, e voi? Avete accettato? Ci parliamo tranquillamente. Diciamo che se abbiamo capita che abbiamo bisogno di lui, lo chiamiamo e viceversa. L'importante è che non ci avete nulla di contrario con lui, perché no, qua assolutamente, assolutamente. Perché qua è lui che comanda tutto, capito? Cioè, comanda sia lui che noi, capito? Quindi voi qui in tutto ciò, ecco, comanda pure lui, ecco, vedi. Salve. Hola. Hola. Sì, lo loro posso? Praticamente ci offrono proprio, ci offrono tipo sicurezza. Sicurezza di strada, però vogliono troppi sconti, secondo me, Genna. Salve, di che si parla? Aspetta, ti faccio vedere, mando, non apri il cellulare. Non è che ve lo offriamo, ce l'avete chiesto. Sì, stiamo perdendo solo tempo. Esatto. Non siamo venuti noi a fare l'agenzia del lavoro, è il suo amico Arturo che ci ha voluto proporre questa cosa. Ah, ok, allora, ok. Lei... non siamo noi che siamo venuti a cercare questo. Allora mi scuso, allora mi scuso, allora mi scuso. No, no, non state perdendo tempo, devo parlarne anche col mio socio. Socio, che ne pensi? Allora, vabbè, parliamo di 5.000, 10, 10, ok. Allora, signori, quanti ragazzi avete che potrebbero, diciamo, tenerci al sicuro il locale? Siamo 15 nosotros. Ok, siete 15 persone. Mm-hmm. Non sono pochi 15 ragazzi, Quinto. 15 ragazzi che chiedono sconti, robe, magari. No, 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 infatti il fatto non è tanto sul pirvè, è più sul cibo. Però io lo sconto sul pirvè ve lo lascio. Parla solo dei sconti, però non si parla di quello che dobbiamo fare nosotros. Lo so che potrebbe anche andare male, eh? Lo so che potrebbe anche esserci qualche pazzoide qui che viene armato, voi ci rischiate la vita. Però io glielo ho detto a loro, noi ti diamo questo sconto, però in cambio vogliamo pure reperibilità, perché per esempio stasera a Berlino, tutta la sera che lo chiamo, non mi risponde. Serve anche quello, sì, ma è una questione di fiducia. Allora, sì. Signori, se queste sono le vostre offerte...
Che orari? Uh-huh. Noi dalle pomeriggio, ma dalle 21 siamo super attivi. Dalle 21 fino alla tarda sera. Fino a luna. Luna e luna. Vieni in famiglia. Sì, chiedi dell'FK. No, no, digli di passare dietro. Digli di passare dietro. Passa da dietro. Dietro, apro il locale qua. Comunque, la questione è questa. Noi siamo venuti noi a proporci. Ci hanno proposto e abbiamo sentito l'offerta che ci aveva fatto prima l'amico del signor Quinto. Sì. Anche perché comunque, come dice lei, sì, sicuramente ci sono sconti di qua di là, quello che vuole. Però sicuramente costiamo meno di guardie di sicurezza. Cammino come uno che lo piglia in culo. E sicuramente potremo essere más fastidiosi rispetto a delle guardie di sicurezza per rispondere anche a dovere a gente della CAIE che viene qui a rompere il cazzo. Sì, 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 ma signori, non è quello il fatto. Il problema viene quando qui iniziano le sparatorie. Se qui iniziano le sparatorie significa che qui inizia a girare pure la polizia. E la polizia diciamo che non è ben vista. Però a gennaio, guarda, se ci pensi, ci costano meno della security, perché la security, certo, qua servono, certo, almeno 4 addetti ci costano 200.000 a settimana, E loro... Più il cibo gratis. Esatto, più cibo gratis. Invece qua loro mi sembrano più che buona sta offerta, Però non prendiamo più... No, la security sempre serve uno che ha detto security, ovvio, no? Un paio li dobbiamo per forza tenere, per qui cioè, dare un occhio all'interno. Però se vengono... Sì. Vediamo, parlo un attimo con Mirko. Certo. Deve. Il problema è gennaio, che prima pure sono venuti certi e ci hanno rotto proprio i coglioni, capito? Ah, davvero? Che c'è, sta la polizia da fuori? No, non sono andati a parlare. Infatti, sai quello è Quinto? È venuto quel Sandino Ciolla, sempre lui. Che cazzo, che rompi i coglioni. Ci ho parlato io, che ha fatto? È andato dentro il salotto lì con le mignotte lì, con le puttane, con le nostre ballerine, e si è messo a fare lo splendido. Addio, ammazza che bello, stava a fare una bomba. È entrato e dava fastidio. Così? Sì, sì, dava fastidio, sì, sì. E infatti prima la ballerina è venuta e ha detto che è arrivata. Adesso un attimo chiamato, gli ho sai cosa gli ho detto? Ma che gli ho detto, capito? Ascoltami un attimo, vedi, non far cazzate. Gli ho chiesto 2 secondi di controllarmi l'entrata perché stavo dandole da mangiare a delle persone. Non pensavo fosse entrato. Non ho entrato, dà fastidio alle modelle mentre stavo a fare il servizio. Questi ragazzi mi sembrano dei bravi ragazzi, ok? Il fatto è che 15 persone, ok? 15 persone non sono troppe, ok? Secondo me sono poche. Però, secondo me, è meglio se ci affidiamo a qualcuno di un po' più grosso, capito? Niente, Berlino non risponde. Ma sai per caso se c'è oggi? Beh, no, cazzo, lo conosce quello. Niente, proprio tutto il gruppo di Berlino stasera non c'è. Fuori città, non lo so. Capito cosa ti ho detto, Quinto? Possiamo fidarci ai Ballas, volendo a Draco, che loro sono in tanti, capito? Perché 15 va a finire che succede un qualcosa, questi qui ce ne rimangono 2 quando... E non c'è quando, sta nessuno. Quando ci serve, ecco, infatti, capito? Drago uno c'è come adesso. Draco. No, forse c'è il fratello. Comunque, Draco, vedi che anche se non c'è lui, lì ci sono i ragazzi che bazzicano, capito? Ce l'abbiamo qui a quanto? A 500 metri? Quanto ci mette a venire? Gli fai uno squillo, tanto è sempre da queste parti, ti manda 20 ragazzi in 2 secondi lui, capito? Gli dici, guarda, c'è Santino Ciolla con 10 persone fuori. Ma noi non possiamo gestire tutto, a noi ci serve un'agenzia, fa tutto loro, capito? Che fa tutto... Cioè, noi paghiamo un'agenzia, 100.000 a settimana, 200.000, quello che è, fa tutto loro. Fuori. Lo so, stiamo parlando con... Vabbè, comunque, vai, mo ci penso io con questi, vai. Vado io, comunque in caso dimmi che gli fai sapere, ok? Certo. Quinto? Ascoltami. Sì. Ci sono due ragazzi per... Un attimo. Ci sono due ragazzi per il colloquio. Prendete... Dimmi. Io non posso entrare dentro. Vuoi prendere qua? Puoi non posso, qua. Deve venire per forza a gennaio. Aspetta. Sì, mi sa che ci conviene. Scusate ragazzi se non vi sto a calcolare in chat. Sì, mi sa che ci conviene fare. Assolutamente. Ieri ha detto che non c'era. Sì, io non posso. Non posso fare niente io. Comunque, sta a venire fuori proprio. Sta a venire fuori una roba fatta bene, Signor. Io bello. Facciamo sì.
Più che altro perché mi sembrava che c'era comunque qualcosa che doveva parlare con l'altro suo socio, giusto? Ci sono, ho parlato, mi sono confrontato, dimmi. Quindi, vabbè, se si è confrontato, allora sentiamo quello che ha detto. Sì, a noi ci potrebbe andare bene, però vogliamo un attimo sentire anche Drago, insomma, Drago dei Verdi, perché voi ne siete in 15, però se a noi ci serve qualcosa al volo, ne siete pochi, capito? Invece là, Drago, ce n'ha tanti, capito? Facciamo sì. E lascio la serata per pensarci. Noi sì. Domani sera passeremo nuovamente. Certo, verso le 11, se volete, siamo qui. Sta bene. Va bene, allora, grazie mille. Arrivederci. Buona serata. Saluto. Arrivederci. Ah, qua abbiamo pure le sigarette, se volete, Sigarette pure, scondo. Vabbè, ciao. Prego. L'ho visto. Prego, hai visto l'asta. Se non finite di trollare al vanilla, inizio a chiccare. No, non è a chiccare. Li devi bannare, diretto. No, ha rotto i coglioni, Ha rotto i coglioni, veramente. Capocchi! Oh, ragazzi, dovete stare zitti, non mi dovete urlare addosso. Che cazzo fai? Ma io dici te. Allora, tu sei per il colloquio, giusto? Io sì, tutti e due, sia lui che io. Ciao, frate, ma qualcuno riesce a vendermi da mangiare e da bere, per favore? Sì, adesso te lo vendiamo noi. Quinto, prenditi questo ragazzo qua, vestito giacca e cravatta, portatelo a fare il colloquio. No, certo, tu dopo. Venga, andiamo. Non guardare a sinistra, No. Vai, no, prego. Vado avanti e non guardo. Fermo. Che cazzo stai a fare? Lontano, vai via. Oh, io che te fa? Io c'ho della security, c'ho il collo. Ah, bro. ok. Allora, stai... Io sono qua, voglio entrare. Voglio. Oh, fuori, vai fuori. Voglio parlare col tuo. Vieni. Andiamo. Va bene. Minchia, quanti disagiati però, ragazzi, veramente, oh. Catroia. Ma non è, questa non è gente che sa fare RP, questa è tutta gente... Allora, mi dica... Allora, vorrei ricoprire il ruolo da barista da security, se possibile. Security barista. Allora. Hai esperienza? Di barista? Da barista sì, esperienze le ho avute. So che alla fine come si prepara il cibo, come si deve servire ai clienti, sì. Come si fanno le fatture, quello so. Grazie Sandino, 15 mesi di resub, grazie! Esperienze in passato... Quello che ho avuto e ho fatto il barista, il principale, poi ho fatto un anche... momento solo. Sì. Qui non si nominano altri streamer, Mr. Wino 94. Se vuoi vedere Gischiando, che pensi che sia più bravo e tutto, puoi anche andare a vedere Gischiando sul canale suo. Io qui te devo limitare, mi dispiace. Dimmi. Nulla, poi altri ho fatto da security a qualche nightclub. A New York. E poi basta, non ho altre esperienze. Se viene uno che ti chiede, che ne so, il cibo, tu come gli rispondi? Come risponderesti? Intanto lo do il benvenuto nel locale. Sì. Fai finta che io sono uno. Va bene. Io bello, c'è da mangiare? Qual è il menù? Salve signore, benvenuto al Vanilla Unicorn. Al Vanilla Unicorn. Allora, di menù abbiamo... Cosa vendete qua? Di cibo, di solito c'è il menù. Sì, abbiamo... Sì. Sarcicce, hot dog e succo di frutta. Allora, abbiamo da mangiare gli hot dog e da bene invece abbiamo i succhi di frutta. Ok, e quanto vengono? Quanto vuole? Vengono... Sono 2,50 a pezzo. Vengono 2,50 al pezzo. Ok, allora rifacciamo. 500. Qua poi devi anche dire che se vogliono ci sta anche le sigarette. Se vogliono, c'è la possibilità di vendere sigarette.
di comprare sigarette e anche il servizio privé se vogliono stare con una ballerina, okay, al solo prezzo, okay, okay, di 20.000 5 minuti solo per una solo per questa settimana. Poi dopo mentre questa settimana. Ok? Chiaro. Sì. Yo bello, salve. Salve. C'ho una fame. Benvenuta Vanilla Unicorn. C'ho una fame che me moro. Senti, che c'è da mangià? C'ho una fame. Sì, allora abbiamo da mangiare hot dog, da bere i succhi di frutta. Vengono 250 al pezzo e poi se vuole abbiamo anche le sigarette. E soltanto per questa settimana abbiamo, per 5 minuti abbiamo appunto la zona privé che verrà $25.000. Ah. Un po' più convincente comunque. Mhm. Un po' più convincente perché sembra troppo meccanico, troppo... Sì, sì. Vai, vai, riprova, riprova. Ah, ok, ok. Salve, benvenuto al Vanilla Unicorn. No. Ha bisogno? No, benvenuto al... Benvenuto al Vanilla Unicorn. Benvenuto al Vanilla Unicorn, hai bisogno? Sì, vorrei mangiare, grazie. Allora, cosa vuole da mangiare? Abbiamo gli hot dog e i succhi di frutta. E se vuole abbiamo anche le sigarette. Un momento. Zio. Dimmi. Vedi questo con la macchina? Ha sbottigliato il mio amico lì, ha sbottigliato e mi ha pure sparato un colpo di pistola, sto scemo. Quello lì che voleva farla... Quello che voleva fare questo qui. Gli voleva sbottigliare, mi ha pure sparato un colpo di pistola. Ma che cazzo dici, pistola? Ma che cazzo fai, coglione? Ma che cazzo fai, scemo di merda? Prima che ti buco tutto, hai capito, coglione? Guarda. Pezzo di merda. Ma quale guarda, scemo. Che mi pure sparato, coglione. Ma che cazzo fai? Fino a prova contraria, lui fa parte della security, caro. Che fa parte della security? Quello che spara in giro alle persone. Ma non quelle security. Sparo. Eppure quello arancione l'ha pure sbattuto fuori con l'arancione, sto scemo. No, non mi ha sbattuto fuori, ha detto che prima devo fare il colloquio. Ma ha detto che prima devo fare il colloquio. Che cazzo fai, il colloquio spari le persone? Guarda, mi ha ucciso l'amico. Ma spari? Mi ha ucciso l'amico, scemo. Non ho la pistola, no. Ma che cazzo che mi hai sparato, scemo? Ma che cazzo dici? Ma non ho la pistola, ma cosa dici? Ho pure un colpo nel culo, ma che cazzo fai? Ma che cazzo dici? Ma sei scemo? Ah, dove è arrivato? Dove è arrivato allora il colpo, coglione? No, vabbè, questa cosa sta male. Ma sei scemo allora, eh? Sei scemo, che cazzo insulti? Tu. Al tuo amico sì, mi stava istigando, iniziato a menarmi, iniziato. Ha fatto bene. Che cazzo fai? Picchi le persone a caso? Io? È lui che ha iniziato a menarmi. È lui che ha iniziato a menarmi. Ma dove? Questo qua è difesa personale. Ma quando? Abbiamo anzi, il tuo amico di merda mi ha anche minacciato. Vabbè, sei licenziato. Crei troppi problemi. Ha fatto bene. Ma che cavolo per cosa? Allora, sei assunto, però mi raccomando, più convincente, fai finta che io sono il barista, finta che sono il barista. Si fa il cliente? Che io faccio il barista, tu fai il cliente, vai, ti faccio vedere. Salve, avrei bisogno di mangiare. Buonasera, benvenuto al Vanilla Unicorn. Questa sera il menù prevede un po' di roba speciale. Abbiamo dei panini veramente fantastici, oltre che un po' di succo di frutta e anche della Coca-Cola. Però il pezzo forte è appunto le grandi mignotte che solo noi abbiamo in tutta quanta la città, solo per questa settimana. €15.000, $15.000 al posto di 20.000 per 5 minuti. Unico. Quasi quasi vorrei farmi un giro. Vorresti farti un giro? Magari dopo ti fai pure una bella sigarettina. Qua abbiamo delle sigarette veramente a poco prezzo. I prezzi più competitivi di tutta quanta la città. Cosa vuole? Io? Un bel 2-2 e se possibile anche una sigaretta. Va bene. Ok, capito? Un po' più... Capito? Sì, meno... sì. Diciamo che devo convincere il cliente a... Ok. E se allora, avete anche bisogno di copertura di security, ci posso farlo, eh? Vabbè, ok, allora, qui. Sei assunto, però te devi mettere un vestito un po' più fatto meglio. Che disponibilità di orari dai? E serali. Tipo? Da che ora?
dalle 20 alle 23. Fino poi a mezzanotte per... l'una riesci? Per impegni fuori purtroppo no. Chiedo un attimo al mio socio. C'è un tizio, cioè, fuori che cerca qualcuno. Quelli... Lascialo fare, mo' arrivo. Diciamo avete che qualcosa quindi... da mangiare e da bere? Chiedi al tavolo. E non c'è nessuno. Come no? E dove sta? Aspetta. No. Arrivo subito, Sì. Fare il loro lavoro. Uh-huh. Aspettiamo giusto il tempo. Eccolo qua, quinto! Cioè, ci stanno le ballerine che hanno bisogno di bere e da mangiare, arrivo. Salve. Chi cazzo è Mugolo? E com'era? City car. Sprechiamo un sacco di energie, mangiamo e beviamo un sacco. Sì. Ok, poi ci avete pure bisogno di mangiare? No, io sto a posto. A me, io... da lei più che altro. E io sto a posto, sì. Ah, prima Quinto cercavano un cipollone. Non so chi cazzo è il cipollone. Capocchia! Avete chiamato l'ambulanza? Ma che ho fatto io che sono licenziato, scusa? Non lo so. No, non sei mai stato assunto in realtà. Esatto, tu hai detto sei licenziato, mi hai detto. Che ho fatto? Niente, non t'assumo. Io ancora devo fare il colloquio. Appunto. Ha detto gennaio, là, me lo fa adesso me lo fa. Cazzo, non c'ho la roba dentro. Io non l'ho fatto niente, non l'ho fatto, Oh, senta, allora, si può accomodare per gentilmente fuori dal locale, grazie. Perché? Si accomodi fuori dal locale, gentilmente. Non ti rompi i coglioni oggi. Porca troia, un sacco di... Ma non mi ha dato... Perché non ho preso... A me stanno a mettere un sacco di follow... Quinto, che è successo, tuo ragazzo? Niente, crea casini fuori dal locale con dei tipi, ma non ho capito. Io, ma io c'entro niente, ha detto che si è preso a botte, ha sparato, non ho capito. No, loro mi hanno preso a botte, io ci manco la pistola, con che sparo? Salve. Buonasera. Gennaio, non è vero, io non ho fatto niente. Ascoltami, accomodati un attimo su una sedia, serve il cliente, adesso parliamo. Ok. Signore, io non la vedo però, perché sto un attimo che ho bisogno di mangiare. Mi dica, cosa le serve? Un panino, qualcosa. Prego. Un panino, per favore. Mi dia un secondo. Guarda. Le andrebbe uno spiedino? Basta che mangi, guarda, ho fame. Certo. Ecco, lei, mangi. Dai, però, non va. Allora. Ma è normale che grazie. Vedo la nebbia vai, dentro, vai. Non ti vedo a lei. Ma le allucinazioni, mi vedi no, ora? No, non vedo proprio lei, non vedo il bancone. Allora vengo un attimo fuori dal locale. Andiamo. Vado fuori e rientro, aspetta. Grazie Edoardo Massa. Salve, mi dica. Un 2-2 per favore. Sono... non vedo un caso. 2-2, $1,000. Non vedo lei, cioè vedo ce l'ho solo contanti, non posso farle le fatture. Vengo fuori. Al momento solo contanti. Tutto a nero. Okay. No, c'ho l'esenzione fino al 24. Ragazzi, lavori qua? Aspetta che allora 2-2. Sì. Ma avete bisogno di una sicurezza? No. Allora, finalmente, signore. Ma lei perfetto, prego, vai. Grazie, arrivederci. Come si chiama? No, tranquillo, devo dare qualcosa, soldi. Quando... Certo, mi faccio la fattura. Che cazzo è successo? Va bene. $250 subito, signore. È stato molto... Ma te, so quello che sta aspettando il colloquio, che non ho fatto niente con quelli, ma che vuoi te...
attimo, Tu cambia mamme da... Ecco, già uno che risponde così, che non è calmo, cioè, nel senso, bello mio. Dai, su. Dai. Dai, su, Rise Twitch, dai. Cazzo, in modo che risponde. Grazie, Edoardo Massa! Salve! Quinto! Lavora... Sì! Salve! Ma chi è lui? Il suo amico? Fare il barista. È un direttore. Ah! Salve! 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 E purtroppo non abbiamo più cibo e niente. Sì, sì, guarda qua, ora te lo faccio vedere io tutto il cibo che ho preso. Come si chiama lei? Mi chiamo Quinto Capocchia, piacere. Ah, piacere, un bellissimo. Sì. Mi chiamo Santino, mi chiamo. Ah, Santino, di cognome? Rossi. Ah, Santino Rossi. Sì, sì, bel sì, nome, bellissimo nome. Si chiama Santino Quinto. Grazie, grazie. Ma anche il vostro. Tipo, ad esempio, lui si chiama Quintino. Ed è un nome simile. Neanche a fare Santino Quintino. Certo, cognome, certo. Io mi chiamo Tullio Quintino. Ma tutti mi chiamano Quintino. Scrittore, allora, un momento 25... solo, sì, che stiamo un attimo... Sì, ma sì, c'è ma... qualcuno di voi che si chiama Geremia? Geremia, no. Geremia, portami via. Signora, lei, posso chiedere un attimo di alzare un pochino le corde, che la sento un pochino basso? Sì, mi senti, mo? Apri pure il mini bar, Quinto, abbiamo rifornito tutto. Il mini bar. Vai all'altro. Sì, ma io non sto a fare questo del lavoro, cioè io devo fare un'altra roba, capito? Ma cosa... Mi sta a chiamare pure l'avvocato. O chiudiamo. Servono dei baristi. Gennaio. Non lo so. Pronto? Quinto, oh, che c'hai da fare? No, 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 sono libero. Dimmi, mi dica. Prima dove, ero dove, occupato. Dove stai? Al locale o in giro? Sono al Vanilla, mi dica. Ah, veniamo lì con gli altri avvocati. Diciamo come il contratto, come procede. Va certo, bene? Certo, 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 certo. Aspettiamo, perché oggi sono stato in procura. Stato in procura, tutto bene, però mi dica, vai. Aspetto no, no, qua. No. Arriviamo, arriviamo. L'aspetto lì. Qui, l'aspetto, okay. Sì. Ciao ragazze. Hai un panino, me lo magno. Me magno pure la pizzetta. Ma cazzo no, la pizza no. Sono già pieno. Ci sta qualcosa da mangiare? Aspetti un attimo. Volete mangiare? Quanto sì, vi serve? 3x3. Ma lei è il direttore, signore? 3x3? Sì, sono io, piacere. Quinto Capocchia. Salve. Salve. È la prima volta che vengo qui. Prima volta? Ah, allora. Sì, qua ci stanno grandi. Grandi servizi qua. Quinto. Di tutti i tipi. Mi dica. Signor Quinto, a me mi servono soldi. Quindi se mi servirebbe anche lavorare. Ma qua sei lavoraturo, non so se riesce. Dimmi, Quinto, dimmi. Andiamo un attimo nel nostro ufficio. Ci pensano Jessica e Lola qui. Certo, okay? Certo, andiamo, andiamo. Come faccio a passare di lì? Sit car. Ti avvicini la bicicletta, sit car, poi te alzi. Aspetta un attimo che devo passare. Ok. Ok, prego. Adesso ci pensano le signore. Sì, sì, sì. Ancora questo, mamma mia. Quinto, vieni un secondo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo cosa da dirci, ragazzo. Grazie, IM Skill, grazie mille della sub, Core Prime. Grazie mille. Io non ti seguo sempre, le faresti gli auguri? Se vuoi. Fammi un attimo rimettere la camminata quella normale perché cazzo è. Sì, eccomi, eccomi. Ma è venuto un ragazzo qui dentro. Oddio! E mi sono dimenticato di questo. Assumilo, vai, assunto. Dalle 8 alle 23 ci sta. Comunque posso per i ore di coperta tipo fino oddio, a scusami, posso cazzo, fare questo venerdì cazzo e sabato, ma tranquillo, ma dai. Anzi, è stato molto gentile.
Venga un attimo qui, allora. Devi seguire il locale. Capisco, sì, 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 scusami, guarda, scusami. Ma vai tranquillo. Allora, avvicinati, avvicinati. Sta arrivando. Ingram. Sì, sì. Allora, lui è assunto e bisogna dargli adesso l'applicativo. Se ci penso tutto io, ora parliamo anche un attimo col ragazzo. Sì. Dimmi un attimo il nome e cognome tuo. Io? Sì. Matteo Cipolla. No, scusami, mi sono confuso. Giovanni Cipolla, madonna. Giovanni. Ah, Matteo cioè, Cipolla. Matteo Giovanni, no, Giovanni Cipolla, Giovanni, ok. No, Giovanni Cipolla, mi sono confuso. Ah, senza Matteo, scusatemi. Ok. Ok, allora, un secondo solo. L'altro... Ok. Giovanni Cipolla. Perfetto. Allora, fammi un allora colore. Ciao Matteo, mamma mia, sono una tua simile. Anch'io bestemmio, sì, come sì, una dannata. Anzi, come una addannata. Siamo uguali su questo. Te l'ho mandato adesso. Un secondo solo. Blocco. Anzi no, vabbè. Blocco o non blocco? Boh, vabbè, dai, non mi frega niente. Mi ha scritto o controllo? Sì, 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 sì. Ho mandato l'invito al gruppo. Allora, grazie mille Just Freddy, ciao bello, come stai? Grazie mille della sub gift, grazie. Un bacio enorme, grazie mille. Esatto, Danny Shark. Non mi è simile per niente, se dici che insomma, è simile a me perché bestemmia. Ma tu pensa la madonna. Grazie, grazie mille Just Freddy, grazie mille Yam Skill, grazie mille Dark Prime, ciao bello. Grazie mille. Porca puttana. Quinto, sia dipendente che bodyguard? Sì. Ok. Allora, c'è da fornirgli un taser al ragazzo, innanzitutto. Gli abbiamo... allora, i taser mi hanno detto che ci vuole il porto d'armi per tutti quanti. E... Okay. Il problema è che i soldi... Ho già il porto d'armi. Ah, ok. Allora, però a me non me li possono dare i porti d'armi. Va bene, allora in caso mandiamo il ragazzo a prenderlo, ora ci parliamo noi. Allora, ok, un attimo che mi chiama Lola. Ok, allora Lola. Adesso... Ci sono qui gli avvocati. Arrivo. Oh. Sì. Okay, allora... fisico a porto d'armi tutto. Ok, allora lui è assunto. Lui è assunto. Ma quest'altro invece purtroppo. Ora ci parliamo, ora ci parliamo. Parlaci tu perché non mi piace. Allora, non mi piacciono qui i modi, no. Gennaio. Okay. Io per me è un no. Parliamoci in due, no? Io devo andare a parlare con gli avvocati che stanno qua fuori. Ok, vieni pure. Vabbè, vai con Quinto, vai con il signor Quinto. Vai dietro il bancone, ci sono delle ragazze. Fatti spiegare tutto da loro. Va bene. Allora, per andare dietro il bancone è sit car, capito? Mm-hmm. Prego. Vicino alla bicicletta. Quinto, noi dobbiamo fare un privé a due persone. Una certo, ragazza. C'è il nuovo barista qui. Vada. Ci serve qualcuno per la sicurezza? Sì, sì, c'è sta pure lui per la sicurezza, ci sta. Allora, prego, allora, qui, vieni qui. Allora, qua, se tu metti sit car, poi dearsi in piedi, ok? Capito? Poi vieni di qua. Sì. Allora, qui ci sono tipo le bevande stanno qui, le bevande. Ok. E il cibo sta di qua, invece, il cibo. Allora, sono 250 dollari al pezzo, ok? Quindi 500, 1 e 1. 1000, 2 okay. E 2, ok? Sì. E per il resto è questo, per il momento. Ok. Ok? Perfetto. Se fanno casino, li cacci fuori. E come faccio? Tengazzi, a voce. Ah, come okay, fai? Ok. A posto. Avete bisogno? Ogni volta. Non mi guardo la faccia. Cosa? Avvocato? Po' da fare. Avvocato? Ma okay. Quinto, lei è sicuro di assumere a questo ragazzo qui? Venga. Non c'è una faccia da sveglia, eh? Eh? Per barista lì c'è una faccia sveglia. Lo so, purtroppo che devo fare? Qua c'è qualcuno. Intanto fa Lufana. Sì, ecco, sì, certo. Sì. Okay. Per la fattura come facciamo? Sono $80,000. Oddio. $80,000?
Sì. Aspetta, aspetta, morì io. Aspetta, aspetta, falli passare, no. Allora. Ce li facciamo passare? Allora, per $80,000 a nero possiamo fare. Possiamo fare il nero e sentasse fino al 24. Ok? Fino al 24. Quindi. Non ho capito. Allora, non vieni, vieni. Non c'è l'obbligo di fattura fino al 24, okay, di marzo. Quindi possiamo fare a nero. Quindi i soldi, okay, quindi soldi a nero, per forza. Non è evasione, è, si può fare, è sentasse. Va bene, va bene. Ok, va bene. Perché è nuovo, nuova apertura. Dai, okay. Un uomo e una donna è la prima volta. Cosa c'è di qua? Ah, ok. Emozionata, sì. Va bene. Però sarebbe meglio che gliela chiedeste voi, cioè... Ah. Ma va... No, non hai capito. La signorina. Adesso sì. Faccio... Ah, allora, signorina, una cosa. Sì. Mi scusi, sì. Allora, qui siamo un nuovo, una nuova apertura questa qui, e siamo esentasse fino al 24, quindi sono praticamente a nero perché ancora ci devono abilitare il POS. Tutto quanto, tutto cash, così. Nel senso che non riusciamo a fare le fatture. Ah, non riesce a fare fatture? Sì, o ci paga col telefono. No, perché esentasse, esentasse fino al, fino al 24. Non c'è la fattura. Allora li vado un attimo a prelevare. C'è il POS, no, qui, però... c'è il coso per prelevare, no, qua. Poi devo dare il mio non per qualcosa, però. Ah no, okay, non c'è problema. Mm-hmm. Può togliersi le scarpe e rimetterle perché la vedo un po' fuga. Va bene. Allora io devo andare a parlare con gli avvocati dentro che c'ho. Vada, delle... vada pure, basta che c'è qualcuno qui davanti. Certo, certo, certo. Mo dopo arrivo. Ok. Vediamo. Meglio? Sì, sì, insomma, io la vedo ancora uno. E niente. Eccoci. Quinto. Quinto, dove parliamo? Qui da un'altra parte? Di là, nel mio ufficio. Aspetta. Andiamo, andiamo. Senti, qui c'è Gennaro che si è innamorato. Vai, eh, vai, un singolo. Oh, porca troia! Ma che è? Ma che è? Un gay party? Ma porca puttana, io lo sapevo che gli piace un cazzo qui su. De qua, de qua, de qua, venite, venite de qua, venite de qua. Ma io lo sapevo che gli piaceva Lupisello, porca puttana. Era Jenny, no? Sì, sì, era Jenny, Jenny. Lo sapevo che gli piaceva Lucazzo. Allora, ditemi. Allora, il contratto è fatto, solo che io ho parlato con Santino e mi ha detto che lui non ci sta più all'interno. Esatto, della, sono 45, 45 me, 45 gennaio e 10% a Berlino. Ok, perfetto. Allora, il contratto è fatto. Metto quest'ultima cosa. Adesso, semmai, dobbiamo organizzarci a mettere le firme e poi lo depositiamo in procura. Noi oggi ci abbiamo parlato in procura, non sì, abbiamo detto che di voi, perché c'era un'altra persona, però abbiamo parlato di questo contratto, sono rimasti soddisfatti, sì, perché io ci ho messo anche una clausola per quanto riguarda quella cosa dei reati. Se voi, uno di voi commette un reato, viene automaticamente tirato la fuori. La sua quota viene assorbita dagli altri soci, esatto, fino a quanto non pulisce la Fedin. Dopo che pulisce la fedina, rientra, rientra delle sue quote. Perfetto. Va bene così? Benissimo. Grazie, mister Mars, comunque. Ti fidi? Dimmi tu. No, no, mi fido, mi fido. Basta che dimmi dove devo firmare e io firmo. Come facciamo, Jack? Io perché devo ancora fare i fogli. Esatto. Un puntino. Nella spancia. E ti inviamo il file di testo. Tu lo, certo, firmi, poi una volta che l'hanno firmato tutti lo trasformiamo in un formato non modificabile e lo presentiamo in procura. Non ci ho capito un cazzo, dov'è che devo firmare? Un secondo, è che metti il puntino sulla spam chat. Dove? Allora, quinto. L'applicativo cittadino. Dai, l'applicatino, l'applicatino, l'applicativo. Possiamo fare pure come, come abbiamo fatto con, con, ma firma e via, ma metti Devor, una firma, metto una croce e via, mettici, ma firma tu per me, ma che me frega. Facciamo così qua. Sì. Ok, facciamo una firma e poi ti diamo una copia per visionarla. Sì. Ok, metto una X. Ok, che metti una X, metti nome e cognome per steso. Ok, perfetto. Qua ho
Scritto. Ottimo. Perfetto. Perfetto. Ok, poi una volta che noi abbiamo firmato, ce l'abbiamo firmato da tutti, ti diamo una copia di questo documento, te la metti dentro da qualche parte, almeno c'hai anche la tua copia. Certo. Va bene? Il problema è che non posso fare fatture. Perché non puoi fare fatture? Ah, non lo so, c'è un problema, non devo andare in caffetteria, mi sa, ma non ho capito. Gennaro, si può dare la mano? Ma se beve, atto in grado, io non posso. C'hai modo di parlarci? E parla... Babbo, rimani alla caffetteria direttamente e fai slash e fai caccia l'admin con loro di parlare. Ok. Mi dispiace qui. Volevo farti fare il saltafila, ma non ci sono riuscito. Non sono abbastanza forte. Vabbè. No, non mi interessa, tranquillo. A me saltafila non mi interessa, tranquillo. Vabbè, comunque l'importante è che tu dici a tutti quanti, questo per le tasse, eh. Poi quando ci avrete bisogno ce lo fate sapere, e di scrivere tutto il fatturato che fanno, eh? Nel senso, quando vendono fagli scrivere tutto quanto, perché per il conto delle tasse devi fare tutto quello che è entrato, tolte le spese dei dipendenti, sì, e poi delle materie, esattamente, delle spese, tutto quanto, e alla fine della settimana devi pagarci le tasse sugli utili. Ma questa cosa secondo me magari la vediamo un attimo con Jenny, gli prepariamo un foglio noi, che dite, così no, ma noi non gli facciamo, ma noi non gli facciamo la cosa, eh? Tranquilli, ho una partita IVA, so come funziona l'utile netto fatturato. Ahimè, ce l'ho pure io la partita IVA, è per questo lo che so, l'ho capito al volo. Comunque vabbè, qualsiasi cosa poi ci sentiamo. Senti, visto che ci sta Jenny, faccio firmare il contratto pure a lui. Partami un po' da lui. Certo, se ha finito di divertirsi con l'uomo là, sì, fammi vedere. Basta che si danno i bacetti sul collo. Sì, poi... permesso, andiamo. Mi posso rire pure io. Ma che tanto, i bacetti sul collo. Gennaio! Oh, cazzo. Sono finiti. Manda tu, eh. Gennaio! Ma? Chiamalo, anzi, lo chiamo io. Beh, mo lo chiamo. Un attimo, Quinto, gennaio, sto chiedendo devi fermare. Un affare da $60,000. Devi firmare dollari. Il contratto. Ah, sto arrivando. Quinto, sento un po' di eco, lo sai, quando parli. Sì, sì, io so, ho messo via voce, perfetto. E invece il terzo socio? Dobbiamo contattarlo. No, il terzo Berlino è. Sì. Arturo non... Sì, prestanome. Sì, è sì, il sì. Prestanome di Berlino, non è lui diretto. Ah, allora dovete parlare con lui, non lo so gay. Chi è. È gay? Gay? Dai. Ah, è dei, ok. No, non ci trattiamo con certe... Cioè, anche se fosse gay, non è un problema. No, avevo capito gay, cioè, nel senso... Però... Anche io avevo capito gay. No. Dai. È stato un misunderstanding, dai. Esatto. Come? Un misunderstanding. Io solo che qua Berlino e company non rispondono da un bel po'. Posso se si trovano. In realtà c'ho pure il numero di questo qui. Non sta in città, però. Niente, non stanno proprio nessuno in città. A me serve protezione qua. No. Arrivano a rompere i coglioni qua, a destra e a sinistra, altre gang, cose là. Non so che cazzo sta succedendo oggi. È un casino, tutto oggi. Una marea di maleducati vengono dentro sto cazzo del locale di merda qui. Ma prendi da sicurezza. Ne ho assunti tre, ma non si sono fatti vivi oggi. Oggi è sabato. Licenziati. Se preferiscono andare a divertirsi e tutto, non prendono sul serio questo impegno. Infatti, quello che sto per fare. Infatti, l'ho detto pure a gennaio. Mo vediamo. Io feci il poliziotto. Io stesso sono un'arma. Addirittura. Ma allora hai il job per... Perché scusa non puoi fare fattura? Va benissimo. Evidentemente non è stato com'è? Abilitato da... Perché non allora. Puoi fare fattura? Non lo so. Berlino c'è stato domani, tutto il giorno. Non parla con Franchino, Quinto. No, con Ademin. Ci ho messo 125. E ho parlato con... Non 33 l'ho messo. Un suo... L'uomo forte devi parlare. Come?
No, va bene, le, ragazzi, fatture, se è tutto... Ah, Jenny, andiamo a cercare Jenny, vai. Dai, che poi deliberiamo, che c'avrei un botto da fare qua. Sì, sì, qua c'è un sacco di robe. Ecco Santino. O te ne vai fuori o te butto fuori io con la forza. Vai fuori. Ma chi è? Sento la voce di Santino. Dove sta Santino? Ma chi è ragazzi, questo? Che mi è l'addosso? Quinto! Andino Ciolla, io so qua, Andino Ciolla. Comandi, capo Botti, guarda, terza armata del Botti, guarda da paniglia. Signore, signore, comandi. Jenny, mi piace. Jenny, devi firmare. Sì. Vieni qua. Ma dove sta il barista? Ma che è scomparso? È durato tanto, eh. Ho quinto, so io quelli che sgancia $60,000 adesso. Ah sì? 60,000? Ah, buono, ciao, buono. Zio. Ciao, ciao. Ciao, zio, dimmi. Allora, qua a gennaio è andato a firmare, perfetto. Ottimo discorso, sei. Fa vedere se sta a firmare. Ma che cazzo? Si sta a firmare, stavo pensando. Ottimo interlocutore. Sì, va bene, non si manco fatto. Ok. Mi sente? Sì. Fuori, forza, fuori! Fuori! Quella di Quinto. Sì. Salve Quinto. Dovrebbe bastare. Salve, salve. Meno male che c'ho una penna sempre con me. Ok, perfetto, sì. Perfetto. Allora, io appena c'ho anche l'altra firma, vi manderò una copia. Quello che c'è scritto, devo fare il colloquio sul desk, dai. Ma che cazzo è? Va benissimo, certo. Va bene. Dimmi, ciao Alex, ciao bello, grazie mille. Un bacione. Mi raccomando, per quanto riguarda tutto il fatturato, le sono entrate, abbastanza elegante per lavorare qui, secondo lei? Perché ti rompono le scatole. Abbastanza. Va bene. Ah, okay. Perfetto, perfetto. Se, la, ciao, se me lo dice lei, allora... Quinto! Arrivederci. Sì. Arrivederci. Quinto, dobbiamo riferire un attimo in privato, appena... Sì, sì, abbiamo finito. Allora, mi fai leggere il contratto, per favore? Ma come te lo non l'hai già letto? Ma sì, ma era 45 a me, 45 a lui e 10% a... 10% a... Sì, tutto questo. Se vuoi okay. La levi copia, di meno, aspetta. Quinto? Fammi una cosa. No. Se vuoi prendo il 50% io, non è un problema. Ma provaci, porca puttana, te faccio un ero, eh. Perché stai ancora qua dentro? Quinto, ti mando sull'applicativo la copia. Beh, poi te la guardi con calma. Famo così. Senti, devi uscire. Sì, va bene, mo conferisco. Sì, va bene, tanto, va bene. Tanto riesco a trovarti, tranquillo. Ottimo. Ok? Sì. Dai. Arrivederci, grazie. È stato un piacere. Arrivederci. Santino. Esci, forza. Ma lo vuoi buttare via questo qui? Ma non vedi che faccia che c'ha? Forza, fuori. Tipo ci devi presentare tu via. Io devo dire che io invece pago perché io sono. Sicurati. Ecco fatto. Io c'ho meno 300 in banca, meno 1300. Sicurati. Quindi. Non si deve scordare di aggiungere. Si scorderà sicuramente. Ecco. Perfetto. È stato incredibile, giusto Giulia? Sì. Meno male. È stato uno dei migliori primi effettivamente. Vado a riprendere anche un attimo. Sì. Anch'io. Beh, su Instagram comunque costa, sono Jessicona. Costa un pochino, però. Se mi vuoi aggiungere là, però scrivere là. Qualità, no? Quinto, mi favore. Senti Quinto? Noi facciamo nessuno fa prive così su Instagram. Salve. Torniamo. Secondo me c'è. Salve. Ma chi è rimasto che ci sei bollente? Ma chi è su Pippo? Possiamo entrare? No. Dovete pagare. Sa che Giulia è rimasta un po'. Giulia comunque non ti preoccupare, sa anche. Sono il direttore, non puoi entrare. Simpatica, oltre che sensuale. Provate con me Lola. Ci sta a provare, tranquilla. Scusate, signori, io sono proprietario al 10% del locale. Cioè, perlomeno un mio amico è proprietario al 10% del locale. Chi è che è proprietario al 10% del locale? Sono un amico di Berlino. Ne fai passare un attimo, per favore, Sandino. Possiamo entrare? Posso? No, devo un attimo, parliamo da fuori. Ah. Ok. Esatto. Dimmi, chi sei, come ti chiami? Grazie. Pippo, piacere. Ma quando mai? Ti chiami Pippo, sei al 10% del locale con... Ciao. Con Berlino. Ah sì? Non mi risulta. Sì. Permesso, permesso. Denver. Non ci credo.
Salve. Via, via, stanno con mazzo. Ma puoi uscire sempre da queste situazioni fuori Denver? C'è gente con i pigiami qua. Ma sempre. Che cazzo sono? Ciao, 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 sono belli. Chi è? Dov'è? Che pigiama. Salve. Non ti vergogni. Potrebbe dire dov'è l'altro direttore? Mi dovrebbe fare un colloquio. Sei Ugo te. Per i colloqui? Venga, venga, se devo fare un colloquio. Ok. Devo fare un colloquio, per favore, sì, permesso. Sì, passi pure. Vada, vada. Venga, venga. Venga, venga, qui a destra. A destra, ok. Sì, sì, venga, venga, qui. Non tocchi niente, che qui ci stanno le malattie, no, è un casino. No. Ok. No, 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 per nulla, per nulla. Ok. Pinto. Prego, mi dica. Salve, salve, cosa le devo dire? Ha un curriculum, ha qualcosa, insomma, esperienze. Esperienze. Cosa in cerca, guarda, non so. Non ho fatto molte esperienze, ho lavorato in molti locali, ho venduto molto cibo. Comunque non sono una persona che sta iniziando ora a lavorare, diciamo. Che significa venduto molto cibo? Che ho lavorato in tanti locali tanto tempo, quindi ho venduto molto, quindi ho esperienza. Mi sente? Sì, okay, allora lei ha venduto molto cibo. Sì. Ok, poi? In che locali ha lavorato? Ho lavorato, ad esempio, a Lux. Lux, ok, no. Lux. Non conosco. Locale Lux, locale di nome Lux. Ho lavorato anche moltissimo tempo fa, ho anche lavorato già al Vanilla. Però quello molto tempo fa. Ti puoi un attimo girare, solo un attimo, fai un attimo una giravolta, un attimo. Sì. Ok, si rigiri di nuovo. Ok. Allora, vabbè, che scuola hai fatto? Io a scuola? Io mi sono fermato alla terza media. Ok. La scuola a me non piace, ho lavorato, sono stato subito a lavorare, perché a me la scuola non piace, capito? Non mi è mai piaciuto studiare, l'odio. Hai mai fatto un reato? No, io ho la fedina mia penale è limpida. La fedina pedale. Quindi non avrà neanche problemi con la polizia. Non verrà mai nel locale per colpa mia. Può stare hai fatto. Sei fidanzato? Sposato? No, però sto interessando a una ragazza. Cioè, sto parlando. Ci siamo conosciuti ieri. Ed è molto bella. C'è un culo della Madonna. Ok, e quanti anni hai? Io 22. 22, 22, ok. Quasi 22, quasi, quasi 22, sì, 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 sì. Allora, io le voglio dare un consiglio, ma giusto così, tanto per... Mi è venuta un'improvvisa sete. Se vede. Acqua. Non è che per lei abbia per caso una bottiglietta, un succo, non so, qualcosa di liquido? Vuoi qualcosa di liquido? Dipende da cosa, però basta che si può bere e mi disseti. No, grappate sto gelo, porca troia. Poi vedi come bevi. Porca troia. No, licenziato, no, via, per me è un no, via. Ma come no? Ma come? Può uscire anche di qua, venga, venga, venga. Ma come venga. No? Ma come qua. Licenziato? Perché? Via, 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 vieni. No, non è licenziato, non t'ho proprio assunto. Qui. Venga di qua, venga di qua. Mi potete dare un po' cosa da bere? Sì, te prendo io. Ah, grazie. Sì, te lo do io da bere. Qua, mo te lo do. Ok. Ah, grazie, molto gentile. Ok. Prego, licenziato. Per me o no? No, ve lo prego. Bisogno di soldi. Sì, sì. C'è un bello culo. Ma poi andare a un colloquio e gli dici c'è un bello culo, c'è qua del lato, su. E dai, Esperienza. Va benissimo. Anzi,
Ma mi servi tipo una mazza, non ce l'hai? Successo, perché c'è stata la polizia? Che è successo? Che è successo? Signore, la polizia, ragazzi, che è successo? Siamo arrivati. No, non è successo niente, perché? Nessuno ha chiamato. Non ci avete chiamato. La segnalazione di rissa. Ma no, ma qua no, non è vero. Ma polizia, qua non c'è nessuna rissa. Rissa? Battiamo fuori noi. Ma che rissa? No, tutto a posto, polizia. Avete menato qualcuno? Io? Tutto sotto controllo. Ci hanno segnalato uno con pantaloni rosa, quindi. Scusi, chi è che te l'ha segnalato, scusi? C'hai... è arrivata la chiamata sul telefono. Allora, andiamo fuori, venga. Ancora quello che sta, ancora quello è entrato, porca puttana. Scusi, Arturo, Arturo, dimmi. Come procede? Una merda. Procede. Perché? Come una merda. Venite. Fuori. Andiamo fuori. Cioè, prego, una alla volta. Minchia, ma che sta succedendo oggi qua sopra? Allora, c'è una segnalazione. Fatemi camminare. Sì. C'è arrivata una segnale così nel sito. Un signore con pantaloni rosa ha messo la mano addosso. Vanilla. Stava scritto un ragazzo con leggings rosa senza la t-shirt sotto. Sta picchiando una ragazza. Ah, sta picchiando una ragazza. Allora, prima cosa, non stavo picchiando una ragazza, ma era una mia donna che lavora per me qui. La sua dipendente, quindi. Sì, non gli stavo a mettere le mani addosso, gli stavo semplicemente e stava lavorando in questo momento. Ah, okay, quindi diciamo non è come dicono appunto nella segnalazione. Confondendo. No, gli ho semplicemente messo le mani dove non batte il sole, ma gli ho tirato quattro chiappate. Ma io sono. Ma lei era d'accordo con questo gesto? Qualcuno da loro dire, sono per mie, favore. Perché? Non posso. Sì, no, dico, la signorina comunque era d'accordo a farsi dare questi schiaffetti. Beh, anche se non fossi d'accordo, è mia, della mia proprietà, qual è il problema? Sono d'accordo, pure io pensavo prima questo. Come sua signore, che sta dicendo? È mia, lavora per me, è assunta. Mi sa che pigliamo mettiamo le manette e la portiamo dentro, signore. Ma che manette? Ma è mia, qua. Mo te la chiamo, aspetta, Chi è sta ragazza? Fammela vedere. Sta lavorando. Vieni, te faccio vedere, vieni. Però mi raccomando, non parlate perché sta lavorando con dei clienti, dopo. Venga. Un po'. Cerchiamo un attimo di capire perché qui la situazione non è chiara. Salve, sì. Un momento, arrivo. Prego. Salve ragazza, buongiorno. Ti piace il twerk? Fuori. Esci. Forza, ordine. Venga, polizia, venga. Sì, burdello. Solo la polizia mi segua. Allora, mi raccomando, non fate rumore. Da qua, vieni. Queste ragazze cosa fanno qui? Sì, la prossima volta. Dove stanno peccando? Ecco, vedi. Cosa fanno sti ragazzi? Sta là, vedi. Fanno le mignotte, vedi. Stanno là, fanno le cose. Pagamento nude, per una somma di denaro. Certo. Qua tutto quanto, okay, vedi. La signorina è felice di fare questo lavoro. Certo, come no, felice. No, madonna, due troglione di prima categoria. Quindi fino a quando loro sono felici? Certo. Tutto quanto... ieri sono venuti pure in assa a vedere se fosse tutto pulito. Tutto così. In assa che la signorina. In assa per vedere se fossero pulite. Perché per vedere se ci stavano malattie, cose. Niente, e una. Tutto pulito, eh. Tutto pulito, veramente. Guarda, proprio è tutto preciso. Venga. E allora va meglio così, signore. Meglio così. Diciamo che la segnalazione. È tutto. No, segnalazione, anzi, se mi dice chi è stato. Lo vado a cercare. Non posso dirlo perché è per privacy, capito? Qui deve fare sì. L'importante è che lei sta bene, i suoi dipendenti pure. Fino a quando si lavora va sempre tutto bene, signore. Certo, si lavora e si produce per la... No, com'era? Si produce e si lavora per la figa. Si diverta lei, signore, qui dentro. Si diverta, faccia pure l'happy ending. Vabbè, non c'è bisogno, agente. Non c'è bisogno. Che? Salve, lei cerca lavoro? Io? Salve, sì. Sta cercando... Madonna, che bello. Ti piaccio? Mamma mia. Gennaio, dimmi. Quinto, dove sei? Gennaio. Che c'è una nuova zoccola. Ah, c'è sta la nuova zoccola? Dove? Vieni, la dobbiamo assumere. Sei dentro il locale. Vengo, adesso arrivo dietro. Dai. Venga con me. Se cerca lavoro, quindi.
Ah, meno male. Non so se mi devo fidare con uno con questi pantaloni. Io sono il proprietario. Sono il proprietario della, del locale io. E lui è il mio. E lui è il vice. Sì, sono io. Mi posso fidare allora? Senta, più fidata di me, non c'è nessun altro. Io andrei, non ho capito. Andiamo, venga, prego. Andiamo. Passi pure, grazie. Vada, signora. Poi prego, prego. Non viene il mio socio? Vabbè, andiamo. Venga. Eccoci. Dietro, qua c'è lo spogliarello. Aspetta, vieni. Qua dietro c'è. C'è. Allora. Ok, mi dica. Lei ha bisogno. Lei ha bisogno di lavorare, giusto? Esattamente. Okay. Ha il curriculum? No. No? Ok, allora mi dica per chi ha lavorato, quanto tempo, tutto. Ho già lavorato in questa città tempo fa, anni fa, come ballerina. Ho varie esperienze anche in altre città, comunque. Ah, quindi lei fa... Come medico, come barista. Ah, ok. E quindi, insomma, è una che già con esperienza, che sa fare già. Sì, adesso non so come fate le cose qua, però... Qui diciamo che al momento stiamo aspettando le fatture, ok? Perché non possiamo fatturare, quindi prendiamo soldi, tutto cash, però è tutto regolare, eh? Tutto quando è norma, fino al 24 si può fare tutto cash. Già da domani o dopodomani regolarizziamo il fatto delle fatture. E una cosa che volevo chiederle è, ma lei è sposata, fidanzata? No. Libera proprio? Sono appena arrivata. Ah, ok, proprio appena arrivata in città, perfetto. Sì, fresh. Senta, allora sì. Qui funziona così. Lei mi sta parlando non per diventare barista, ma per diventare una spogliarellista, quindi lei lo sa cosa fanno? Lei lo sa cosa fanno le spogliarelliste qui? Sì, però ecco, se mi spiega un po' meglio qui come funziona. Allora, qui dettaglio, c'è contatto oppure si ferma solo al balletto? No, il contatto c'è, però diciamo che è un po' complicata come situazione. Adesso ci sono le due ragazze che lavorano per me lì dietro che stanno lavorando. L'unica cosa che le posso chiedere, cioè che le posso dire è che noi stiamo cercando ragazze bisessuali. Quindi lei si fa problemi tipo a, non lo so, magari... No, non ho problemi con le donne. Si fa problemi a sforbiciare con un'altra ragazza? Baciarsi. Ecco, voi non vi fermate solo ai balletti, quindi... No, balletti, allora, con... Allora, i clienti restano seduti, però magari ecco. tra due... Se vuole ballare con due donne, il cliente, magari le ragazze che fanno le ballerine, se struciano tra di loro, se toccano, se palpano... Ah, ok, sì, solo va con... bene, va bene. Ok, io adesso queste ballerine, purtroppo... Adesso aspetta che la chiamo... Quindi per quello mi chiedevo se così era... Così non la sento bene. È allora... Di mangola, mi sa. Sì, mi senti? Adesso sì. Perfetto, un attimo che te chiamo una delle ragazze. Ah no, ma mi sa che sono io che c'ho problemi. Mi sa sì che c'è dei problemi. Aspetta un attimo, eh. Mi sa proprio di sì. Il mio cervello è arrivato a 1000 ms. Ok, ci siamo. Ma come 1000 ms? Mi dica di nuovo un attimo. Sta ballando, sta lavorando la signorina di là. Quello che ha detto prima, perché non... Il mio cervello è un attimo impazzito. Sono dietro il locale, riesci un attimo a venire? C'è una signorina che... Sì, arrivo, mancano quando pochi è finito? Minuti. Sì, quando è finito, sì, quando sì. È finito, sì. Allora, sì. Un'altra cosa, non ho capito posso... questa cosa... Che ti è arrivato a 1000 ms? Non ho capito. È il cervello, un attimo impazzito. Ah, ok, allora ho detto, si fa problemi a ballare insieme ad altre donne? No. Ok, quindi toccatine, è un po' esibizionista lei, perché qui, insomma, si fa i balletti anche nude. Sì, va bene. Invece la paga com'è? La paga? La paga è al 50% di quello che guadagni. Quello che guadagni è il 50%.
50 a te, 50 a loro. Ti faccio vedere il listino prezzi se vuoi. Sì, grazie. Apri il cellulare così almeno te lo mando. Il, no, il block note. Dai. Come Cassandra, ecco, Cassandra, bel nome Cassandra. Grazie mille. Quanti anni ha Cassandra? Non è per... 25. Ho permesso, eh? 25. Così non mi ricordo quanto ho messo per il documento. Sì, 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 sì. 25. 25, sì, sì, sì. A gennaio. No, no, sono super gentile, super... Sono cafone, no? Mi sembra no, che sono no. Sì, sì. Pappone? No, 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 questa è una bella troiona, però bisogna un attimo metterla un po' in via. Mi scusi. Siamo abituati a targettare le nostre ballerine, perché per noi la ballerina è la cosa più importante del locale. Ecco. Diciamo che lei è proprio all'apice, cioè ci sono le puttane, le ballerine e le troione. Le troione sono a livello più alto. Bisogna fare un esame pratico qui, perché l'esame teorico l'ha passato, mi sembra abbastanza disponibile. Esperta? Disposta, bisogna fare un esame pratico qua. Allora, basta che gli uomini. Sì, vediamo un po' come palle. No, vediamo un po'. Stia tranquillo, noi abbiamo solamente clienti gentili. Oh, stia tranquilli, siamo pieni. Non può girare l'angolo che ci sono 10 uomini armati. Perfetto. Non mi fa mettere su, ok. Quinto, guarda che ci sono anche altri due ragazzi che stanno aspettando, eh. Sì, allora, quindi vediamo un attimo il ballo. Sì, vediamo un po' un attimo l'esame pratico. Vediamo un po' come te la cavi. Per la musica, invece? Per la musica non si può... dopo c'è, dopo ci potranno vedere tutto, tranquilla. Ci... Sì, vediamo un attimo come te la cavi. Sì, sì, è solo... Mi lascio da solo, eh. Io glielo dico, io sono gay, quindi non sono... Non, ok, non, ok, non si preoccupa. Non... Un attimo. Okay, però qua... Oh... Oh, ok. Ok. Un attimo, ho sbagliato la direzione. Sì. No, no, tranquilla, tranquilla. Adesso vediamo un attimo la direzione. Ma lei lecca anche sul collo del cliente, magari. Sì, perché non si leva questa cosa? Ecco. Signorina, lei proprio... molto, 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 molto brava, comunque. Ah, così, così mi piace, proprio. Lei è molto, molto soave, molto... Poi mi piace molto il suo profumo. Il suo profumo è molto... Grazie mille. Sì, 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 no, proprio solo che... Ok. Ma per caso lei è disponibile anche se il cliente si mette lungo a fare quella roba su e giù, che su roba. E giù a... Allora... guardi, io mi fermerei al balletto. Al balletto? Magari dalle donne, ok, ma col cliente non andrei oltre, ecco. Ok, quindi se il cliente magari, non lo so, si mette lungo, lei non... lei niente. Si riveste, si riveste. Dipende da quanto... Da quanto? Da quanto vengo pagata. Ok, allora aspettiamo un attimo che venga qui, che viene qui la signorina. Magari te faccio parlare proprio con Jessica, che è proprio l'addetta alle ballerine, quindi... Eccomi, è finito. Sì, 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 aspetto, dai, vieni, vieni, cioè... Dove sei? Ok, adesso arriva pure la capa, diciamo, l'addetta. Ok. Adesso arriva. La vado a prendere, aspetti qui. Ah, eccola, eccola, eccola. Jessica, allora... Sono messo un quarto d'ora. Lo so, meglio. Allora, ci abbiamo qui una signorina che vorrebbe fare la ballerina... Però diciamo che, allora, non si fa problemi a ballare con le donne, però non ho capito col cliente quello che vuole fare. Il cliente non andrei troppo oltre, ecco, mi fermerei al balletto.
Se si può fare. Che intendi per andare oltre? Cioè, nel senso, cos'è il tuo oltre? Per capire. Io ho chiesto se magari il cliente si mette lungo, gli fa quella cosa su e giù, capito, con l'uculo. No, gli va no, sulla faccia. Se non vuoi farlo, non lo fai, tranquilla, basta che balli, non c'è problema. I clienti comunque non ti toccano, quindi devi stare tranquilla. Scusate l'interruzione. Ecco, questo volevo... Ma non gliela fa nemmeno annusare la donna, all'uomo, capito? È quello il problema, non gliela fa annusare. Scusate se interrompo, allora, quando hai tempo c'è un altro cliente. Ok, va bene. Perfetto. E Lola, c'è? Allora, sì, ti spiego. Mm-hmm. Quando fai i privé, cioè, semplicemente puoi anche accarezzare le spalle, non è che devi fare chissà che cosa, capito? Jessica. Cioè, non ti preoccupare. Lei è una ipotetica nuova ballerina. Sto cercando di tranquillizzarla perché è un po' intimorita. È un po' emozionata, esatto. Un po' intimorita, sì. È carina, vedo. Grazie. Quindi, cioè, secondo me hai un buon potenziale. Quindi non ti devi preoccupare. Cioè, fai quello che ti senti. Magari, non so, accarezzi un po' le spalle, così. Sì, esatto, poi se hai bisogno di suggerimenti, noi diciamo, esatto, noi diciamo che siamo un pochino più spinte, ma nel senso che noi, cioè, proprio ci mettiamo sulla faccia, cioè proprio con la festa, diciamo, ecco, te lo devo dire così, mi spiace. Ma capito, sì, ma questo è perché magari siamo più esperti. Esatto, non so. Cioè, non è che facciamo cose più spinte, capito? Quinto. Non è che ci andiamo a letto, però, sì, capito, la facciamo annusare, come si suol dire. Esatto. Va bene. L'assumiamo, che dici, gennaio? Beh, dai, magari sì, ci prendo la mano prima un po'. Sì, ma poi ti insegniamo tutto. Sì, dai, allora... qualcosa, siamo molto disponibili. Allora... Ho già fatto la ballerina, però solo ballerina. Va bene, i prezzi comunque te li ho mandati, li puoi controllare. Cioè, sei una stripper anche, capito? Cioè, è diverso da fare solo. Comunque devi stare tranquilla. Capito? Qualunque cosa succeda, tu basta che chiami me o lei, esatto, o la sicurezza. Noi ci siamo, non sei mai da sola, capito? Ok, perfetto. Se vuoi provare. Come si chiama la ragazza? Io, Cassandra. Sì. Comunque, Quinto, Cassandra? Io sì. Cassandra, se vuoi provare, se vuoi fare un periodo di prova, sì, una settimana. No. Primo porco che si avvicina, me lo dici, gli taglio la cappella. Pure io, gli taglio la cappella e me la magno, perché mi piace pure. Poi in realtà una mora ci serve, perché qua vedi c'è la verde, la rosa, sì. Manca una mora, capito. Non vi vorrei disturbare, ma ci sono due ragazzi dall'altra Corriamo. Parte. Corriamo. Se vuoi fare un giro di prova, Cassandra... Vabbè, adesso ci pensiamo noi con Cassandra, potete andare, ragazzi. Quando vuoi chiama qui. Certo. Prego, vada, vai. Jessica, vieni un attimo qua. Allora, adesso parliamo io e te. E vieni. Lola. Allora, non so se riesco a fare adesso. Il contratto ci vuole per forza gennaio. E allora, la paga, come puoi ben vedere, vabbè, te lo leggo se... Non mi è arrivato niente. Sì, su note, devi andare su note. Ecco. Allora, i privé sono 5 minuti 20k, sì. 10 minuti 35, 15 minuti 45. E di solito si fa 50 e 50. Quindi sono la metà a te, capito? 10.000 a te, 10 minuti e così via. Ok. Sì. E altra cosa importante, lo so, Ragnololo, infatti mi fa piacere. Altra cosa importante, niente, nulla. Quindi se non te la senti di fare cose più spinte... Nessun problema, basta che almeno le leccate. Vabbè, all'orecchio. Ci devo prendere un po' la mano, ecco. Sì, leccate all'orecchio, leccate al collo, che ne so, sì, magari una paroletta ASMR sull'orecchio gli fai, che ne so, magari... Così. Esatto, da vicino. Perché il casino, non lo so. Esatto, sì, un po', esatto. Un minimo di roba, esatto, un po' più... ma tutti i clienti che vengono qui sono molto timidi, capito? Non sono spinti come me e il mio amico Gennaio. Sono molto timidi e io sono molto... E com'è che si chiama, mi scusi? Io? Sì. Io mi chiamo Quinto Capocchia. Ah, bel nome. Esatto, sono Quinto Capocchia, sono il proprietario di questo Vanilla Unicorn che ho aperto con tanti sacrifici, tanti giri roschi, cazzo. Costa un po' aprire, esatto, un locale qui. Ciao, mish, madonna che cazzo. E vabbè, se vuole faccio una prova, non so. Certo, facciamo una prova di una settimana, vede come si trova,
e poi insomma mi fa sapere. Comunque lei può prendere da bere, da mangiare quanto vuole, quindi tutto gratuito. Devo segnarlo da qualche parte? No, quello che prende no, non serve. Però certo, l'unica cosa, non ne abusi, non è che devi prendere, non devi prendere 50 e 50, ovvio. Lei nel caso è anche disposta a fare anche la cameriera, nel caso servisse magari, che ne so, c'è un buco magari? Sì, dai, se non c'è troppo casino, sì. Ok, allora dipende, Gennaio, dimmi. Gli diamo il ruolo, come funziona? Gli fai tu il contratto? Io? Sì. Certo, lo faccio io. Perfetto. Un attimo solo, grazie eh. Mille. Intanto quinto, prego, vai a prendere uno di quei due ragazzi che sono vicino, certo, vicino alle poltrone, in fondo dove c'è la pista, ok? Che vogliono? È ad assumerli, barista e security. Ok, vado, quello portone. Allora, Cassandra, com'è che fai di cognome? Stiamo in granà, raga. Abusivo qua, però a tu rotte due. Stiamo in granà, Dai, sta andando bene, io mi sto divertendo. Ecco. Sì, vabbè, sì, fare sì. Il mio lavoro. Ok, adesso... Allora. Quest'altro ragazzo, vado io. Vado. Prego. Io, vai tu, non so. No, vai tu. Salve. No, il mio lavoro è... Salve. Lei è per me? Tu chi sei? Io sono Hank. Beh, Hank, ho visto la mia Margaret, però va bene anche uomo, non faccio distinzioni. Urcud Monio, senti, rimettete seduto, ma che cazzo? Sì, però, sì, allora... Io potrei, potrei amarti. Ma che me ami, senti, senta, allora, si metta seduto sul cliente, sul divano, adesso ti arriva l'uomo, dai. Ha detto Arturo che lascia i soldi in cassa, non ho capito dove vuole lasciare i 20.000, poi io mi prendo i 10.000, non so se li lascia del lampo. Vabbè, fate voi, io per il momento non posso fare niente, fate voi. Io guardo. Ah, quelli due, no, questo. Anche che gli piace Lugazzo. Salve. Allora, sono il direttore, mi avete detto, mi ha detto il mio socio che voi siete disponibili per lavorare, non lo so. Sì. Ok. Sì. E... Andiamo, senti, non lasciare in intimità. Ah, certo, certo. Cosa volete fare nella... nel locale, per quale ruolo? Che serve, cioè, principalmente barista, però posso fare pure bodyguard. Bodyguard, sì, bodyguard e barista, qui facciamo un po' di tutto, facciamo orari, disponibilità, orari? Dalle 20 fino a 1. Tutti allora, i giorni? Oppure ci sono giorni in cui... Ok, qui però se uno mi dice ok, qui la parola per me è la cosa che vale più di tutti. Quindi se uno mi dice ok, ci sto, va bene. Poi se nel caso non ci stai, non succede niente una sera. Però certo, se inizia... Inizia a non esserci per tanti giorni di fila, dopo un po' mi arrabbio, ok? È giusto pure, giusto, sì. Sì, allora, il vostro provino è... Vedete quell'uomo là pelato sulla... Sul... Sì, nel lì, privé, sul... Nel privé. Nel privé, ok, andate lì e dovete un attimo... Vedere un attimo cosa vuole e... vedere un attimo... Devo un attimo valutare in che modi usate con i clienti, quindi lui è un cliente un po' particolare, un po' esigente. Che cosa dobbiamo fare la parte del... Del bodyguard o la parte del barista? No, no, dal barista, dal barista. Dovete un attimo prezzi, andare a chiedere se voleva. Se i prezzi, qualcosa... Mi di prezzi? Prezzo, 2,50 al pezzo, ditegli. 2,50 okay, al pezzo. Guardate qua. Io sì, mi dica. Ma che cazzo? 20k per 5 minuti, nemmeno mi si drizza. E allora vai a chiedere da qualche altra parte, non c'è nessun problema. Ho capito, ma se vado in mezzo alla strada con 50 dollari mi fanno anche un bocchino. Che cazzo è con 20, no! 20.000? Allora vai in mezzo alla strada, non c'è nessun problema, fra. 20.000, che mazzo. No, vaffanculo, ce vedi tu, scusami, non è che ci vado io. Ma che cazzo dite? 20k? Senti, vieni un po' qua, mi hai rotto il cazzo. Allora, qua le regole le faccio io. Il locale è mio, se no... Me ne vado. Te ne vai fuori dai coglioni. No, no, mo te sbatto io fuori, te dico io. No. Ciao, e non fate più vedere. Culo, sto locale di me. Sì, sarei bello tu. Poi dal cazzo, via. 50 euro, che cazzo. Ha bisogno qualcosa. Non lo so, se vuoi però ti posso dare un abbraccio. Sì, lo accetto comunque, però
con la brezza. Io ti do una brezza e tu mi dai qualcosina da mangiare e da bere. Mi sembra un po' piano. No, così no, posso fare qualche scontro. Morendo di fame. Vai, dai un bello pezzo di cazzo. Appunto, un bello pezzo di cazzo. Senti quell'altro. Dai, che gli piace. Ti piace? Vai, tutto nel culo, vai, vai. Oh, abbiamo sbancato stasera, $300,000. Una madonna! Hai visto quando l'attività funziona fatta bene come va? Certo, certo. E gli devi, lo devi assecondare, gli devi accarezzarlo, dai, dai un abbraccio. Dai un abbraccio, vale un abbraccio, dai un abbraccio, siamo su uno strip club, non siamo. Un abbraccio? No, io non voglio un abbraccio, io stavo facendo un po' di baratto, capisci? Come è che la pietra? Io penso se volevi la mogna. Abbiamo dei panini fatti da noi. Sì, che succede, amico? Però... Amico, che succede? Che è successo? Quinto! Niente, senti, qua ci vuole, come si chiamava quello gay di ieri? Non mi ricordo, che è il ballerino gay? Andrei, tipo... Andrei con i maschi, Andrei con i maschi, sì, ci vuole. Fammi sentire. E con le femmine, no. Ce l'ho io, perché che ti serve? Serve a questo pelato qui, che sta qua dietro, Andrei con i maschi. Ti servirebbe un ballerino? No, a me non servirebbe un ballerino, mi servirebbe una persona con cui fare l'amore. Andrei con i maschi. Una donna o un uomo? Uomo. Sono contento per il suo orientamento sessuale, ma io parlavo di me. Vuole un uomo o un maschio o una donna? Ho tutte e due. Un trans? Possiamo trovare uno che c'ha metà e metà, Allora, vuole un trans, un gay e una donna. E anche un asinello, se possibile. No, guarda, gli asini qua non siamo una fattoria, dove vado a prendere? Lo vuoi un cinghiale? Va però bene. È aggressivo, stai attento. Non ti preoccupare, lo prendo per le corna. Non penso abbia le corna, però un attimo solo. Se vuoi te porto qua una bella vacca, te porto. Arturo, la vuoi una vacca? Due secondi. Quinto, vieni, che vacche non vacche. Va bene, la posso accarezzare. Sì, sì, sì. Allora, minchia, stai con Coca-Cola. Allora, prima sono arrivati due signori del municipio. Sì, cazzo, ok, ve l'avevano detto in procura che... Che cosa? Io non ne sapevo nulla. Sono arrivati questi signori del municipio, ci ho parlato io. Mi hanno fatto entrare nel loro sito, mi hanno fatto entrare, sì, vabbè, bla bla bla. Ok? E mi hanno detto che dobbiamo il prima possibile dichiarare a loro quando apriremo ufficialmente, perché loro organizzano feste, allora, tutte queste cose, bla bla bla. A me serve la fattura però, perché io se non faccio... Ma no, la fattura domani ce l'hai. Vada. Ok. Capito, tutto qua, ci ho parlato io, mi hanno fatto entrare nel loro applicativo e bla bla bla, se volete ve lo mando. E dove piglio i soldi qua? Sì, mandacelo. Ok, Quinto, te lo mando anche a te? Sì. Aspetta. Che cazzo sta succedendo qua, Mortimer, che cazzo fai? Ma che conviene, Mortimer? Hai detto? Che picchi, le donne? Fermati, che hai detto? Che hai detto che non ho capito? Zitto, fuori da sto locale. Fuori! Forza, fuori! Oh, permesso un attimo. Fuori! È stata una bruttissima scena. Jesse. Fuori! Tu stai bene? Tieni i soldi. Allora, dove stanno quei due ragazzi qua? Chip e Chop, venite. Un attimo Cassandra al Allora, come avete visto, ci sono persone molto particolari che girano questi locali. Non è che ci sono persone, diciamo, normali come noi, come voi. Cioè, ci stanno persone un po' particolari che magari non hanno mai visto una ragazza in vita loro. Se vogliono fare una pugnetta, se mettono... Li sbattiamo fuori subito. No, non si devono. No, dovete farli accomodare. A me interessa i soldi, che loro portano a casa i soldi. Se non c'hanno i soldi, vogliono far casino. No, che se fanno casino, ok. Però come quel ragazzo là, tu lo fai accomodare. Se lo metti seduto, gli dici che a mo' gli chiami un maschio, gli chiami quello che vuole, lo fai mettere seduto. L'importante è che paga, che prende da bere, capito? Gli dici, guarda.
gli dici: guarda, tu vuoi stare qui, vuoi metterti seduto, adesso arrivano i maschi, arrivano le donne, arrivano le vacche, le mucche, però deve consumare. E gli dici: guarda, almeno so queste, se vuole stare qui, se vuole un tavolo, è questo, se vuole consumare, deve comprare panini. Esatto, esatto. E comunque te l'ho detto, qua ci sta quelli che se vuole fare le bugnette, non è un problema, non è un problema, li lasci là, capito? L'importante è che non molestano e che non danno fastidio, però se fanno io non fa le seghe, sti cazzi, capito? È pur sempre uno strip club, vi ricordo, non è uno... Comunque... Magari li facciamo accomodare un po' più lontano, isolati. Certo, certo, qua comunque è un po' tutto fare, mi serve, sia baristi sia buttafuori, capito? Un po' tutto. Se manca uno, capito, dovete organizzare voi. Perfetto, allora adesso parlo con... Venite di là, parliamo... Ci devo rompere le corna io qua. Oh, vieni qua! Serve, signori? Bene, bene. Sì, sì, grazie, grazie. Bene, ragazzo? Sì. Ma che cazzo? Prego, prego, venite, venite. Tutto a posto, Jesse? Sì, sto contattando Lola, sì, che andava a fargli fare... Come si chiama, signorina, che non mi ricordo? Cassandra, Cassandra. Ah, Cassandra, mi dai il suo numero perché ancora non ce l'ho, magari... Oggi abbiamo fatto un bel po', eh. A parte l'ultimo che... Allora, questo è il mio. Lo schiaffo. Ok. Prego. E questo è il mio. Cassandra. Ok. Ecco, l'ho mandato a tutti. Perfetto, ballerina Cassandra. Ok, perfetto. Io allora... Sicuramente le farò sapere. Le farò sapere. Anzi, no, già è assunta, giusto? Sì, allora vieni di là che assumiamo pure questi due ragazzi. Vieni, vieni, vieni. Venite, ok, vieni. Arrivo subito. Arrivo. Aspettami pure. Grazie, scarpa lag, 5 mesi. Ciao, bello. Grazie mille, 5 mesi di resub. Come stai? Ciao, bello. Oh, gestire un locale non è facile comunque, raga, eh. Bello tosto, eh. Però abbiamo fatto 300k puliti. 300k puliti, raga. In un solo giorno. Cioè, arriviamo al miliardo, del fatturato al mese, se continuiamo così. Cazzo. Lo sentiamo se sta parlando. Sì, sì, no, stiamo aspettando gennaio, eccolo, perché lui può fare, eccolo. Okay. Allora, aspetta. Signori. Sì. Non vi ho chiesto i nomi, scusatemi. Piacere, ma Dio santo. Dio santo, piacere, sì, ma Dio. Teo. Lei Teo? Ma te puoi chiamare Dio santo? Ok, allora, Quinto. Come ma te puoi chiamare Dio santo? Ma perché non ti chiamai Maddio porco? Facevi prima. No. Chiedere a papà, chiedilo. Eh sì, se uno deve chiamare per cognome, come lo chiama? Porco? Dio santo. Infatti, Quinto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, li assumiamo entrambi? Ti sono piaciuti? Hanno fatto una buona impressione? Dalle 8 alle 11 stanno qui. No, dalle 8 all'1 lavorano, quindi... Sì, sì. Ottimo. Fanno entrambi, fanno sia da bodyguard, sia da... Da barista. Da barista, tutto quanto. Quinto, ma vieni un attimo qua. Tu qua sì. Non riesci ad accedere al PC? No, non ancora. Ancora zero. Devo andare in caffetteria dopo. Allora, un secondo solo. Io signori, avvicinatevi qui. Il pomeriggio spesso io. Grazie il vichingo. Perfetto, perfetto. Allora, perfetto. Ragazzi, pomeriggio, tanto voi siete baristi, ok? Pomeriggio. Sì. Avete le chiavi. Se vi va, aprite il locale, ok? Vi mettete dietro il bancone, mandate gli annunci, ok? Non se ci va. Ci deve andare. No. Ovvio che vi deve andare. Lavorare per vivere. Se avete tempo il pomeriggio. Ah sì, che ce n'è del tempo, cazzo. La paga. Digli la paga, allora, discordia, tutto. $5,000, ok? A settimana? Sì, a settimana, per ora. Ok, okay, più sì, avanti, non c'è problema. $35,000. Più avanti, modificheremo il tutto e vi assicuro che pagheremo chi se lo merita. Quindi, per due ore a settimana, per due ore a settimana. Però se uno fattura tanto, gli diamo anche degli extra. Ma le fatture le dobbiamo scrivere? Come funziona? Esatto. Un altro,
Allora, per le fatture, cioè, sì, sì, dopo le facciamo, cioè, domani ci mettiamo sotto. Non ce l'abbiamo abilitate, da domani ci dovrebbe essere tutto, però, ok? Voi comunque fate la fattura, date il cibo al cliente e poi scrivete la, la fattura sulla, sulla chat delle fatture. Essendo un nightclub, ragazzi, vi faccio... $250 al pezzo. Essendo un nightclub, l'idea mia è di farli vestire tutti quanti in maniera hot, capito? Tutti le divise hot, i camerieri hot, capito? Se uno sta dietro, tipo, vestiti un po' hot, capito? Col, col petto, con le bretelle, che cazzo ne so, petto di nudo. Questa roba è qua, capito? Essendo un nightclub. Lo so, lo so, lo so, un giro in zucco, vabbè, sti cazzi. Ma tanto poi vediamo chi è che fattura, chi non fattura, eh. Cioè, da qua noi vediamo tutto. Due puntini. Da qua ci sta tutte le fatture, no? Fatture, vedi? Chi fattura io ci sta. Io ho mandato quattro puntini. Chi non fattura, cioè... Ok, entrate pure all'interno del nostro gruppo. Settimana per settimana. Ah, è ciaramba, eh? Grazie Prime, 3127, 31 mesi, ciao bello, grazie mille. Come stai, grazie. Beh, me lo puoi rimandare che mi dice che è scaduto? Mi sente? Sì, sì, ci pensa lui adesso, mo sta arrivando. Sì, 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 gliel'ho mandato. No, me lo puoi rimandare che mi dice che è scaduto, in video. Secondo? Ciao Koala, no no, io sto benissimo, sto alla grande io. Mo... Ciao Prime, mi dispiace solo che magari non so. Ma qui si fanno pure 20. Grazie qui, Kiri. Sì, 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 ci si prova, ci si prova, dai, domani. Ma te dividi i ruoli di lavoro, se no così non ci capisci nulla. Ma no, ma già è tutto diviso, tranquillo. Ho tanti locali, anche con privé. Sono entrato. Sì, sì, no, questi qua sembrano validi. Ma tanto qua sarà un casino, tra okay, una settimana perfetto, bisognerà allora, rifare cioè, tutto la, da capo. La sezione fatture, ok? Ma attenti, non fatture ballerine, ma fatture. Lì semplicemente fate la fattura, fate pagare il cliente e poi annotate il di quanto è stata la fattura, ok? Perfetto. Allora, venite qua che vi faccio vedere un attimo due la cose. Con quale muscolo ti grazie, Sugarmone. Ora come ora, ragazzi, ce le abbiamo disabilitate. Venite, ma ancora venite, non c'è. Ancora non c'è. Okay. No, ora come ora non le abbiamo ancora. Quindi, quindi si paga solo contanti adesso. Sì. I vestiti, allora. Cioè un vestito? No, ora, per ora non abbiamo un vestito fisso, però ve lo forniremo nel prima possibile. Aspettate! Salve, chi è? Sono quello là per il colloquio, sto qua da... Sono chi da sei? Cambiarmi intanto. Ma chi è? Questo cappello, non lo so, mai visto. Ok, che vuoi fare? Il ballerino? Ah, è il bodyguard, sei venuto già prima. Ma non ti avevano cacciato fuori? Quello della scazzottata. E non ti avevano cacciato fuori? Un attimo, ma quinto parlo. Ma c'è da casa, non ho fatto sì, niente. Sì, dai, vieni. È tutto morto quello, io ce lo faccio. Quinto! Quinto! Oh, yeah! Sono io. Senti, ma per gli taser... Per i taser? Sì. Quindi vuoi far butta fuori? Sì, eppure mi serve pure le chiavi del locale. E taser, devi fare un porto d'armi, ce l'hai? No. Lo devi fare. C'ho io. Devi fare un porto d'armi, è importante. Questo non basta? No, questo qua è Lugazzu, non è un porto d'armi. Mi apri la porta? La porta? Certo, prego, prego, vai. Ah, fanculo. A dopo. Questa è una bella cagella spruzzata. Ah, no, fanculo. Porti. Calatore sociale. Vabbè, prima tu. Ciao Desirix, come stai? Ciao bella. Io non aspetto altro che te sfidanzi, porca Eva. Allora, dicevamo. Dicevamo e sto scherzando, no, comunque. Sì, sento. Sto facendo la notte in ospedale. Allora, mi senti? Ah.
Mi senti? Sì, forte e chiaro, mi scusi. Allora, Lo sento. Come si chiama? Nome, cognome? Giampiero Bussolotto. Giampiero Bussolotto. Bene. Quanti anni hai? Esperienza? Curriculum ce l'hai? Oh, curriculum ce l'ho, ma lo devo preparare. Allora viene a chiedere lavoro senza il curriculum, ma vabbè, dove hai lavorato? Ma io, allora, qua in città ho fatto qualche lavoro... Vabbè, poco, nel turbino, tutto, poi ho fatto Bennis, vabbè, ma niente nel settore del... Perché sei andato via dal Bennis? Del bodyguard, perché comunque pagavano poco tutto, e poi non mi piaceva come lavoro, niente. Ok, e pagavano poco? Però... Quanto poco? Ah, poco, non mi ricordo quant'era, però pagavano poco. Tipo? Ma verso i 300. 300k? No, ma che? Magari 300 ogni 15 minuti all'incirca. 300 ogni 15 minuti. All'incirca, sì. Quindi 3, 6, 9, 12, 1200. Quindi 1200 all'ora. All'incirca, sì. 1200 all'ora. Guarda che qua se guadagna $10,000 a settimana. Ancora di meno è di quello che guadagniamo. Vabbè, però intanto fare il bodyguard, incontro, fare il meccanico, un altro, mi piace di più fare il bodyguard, capito? Ho capito, ma qua se guadagna $10,000 a settimana, 5 ore al giorno. Se non ci stai per 5 ore te caccio via. Sei sicuro? Sì, ho voglia, io ci sono anche più di 5 ore, voglia te. Ma $10,000 solo a settimana, eh? Sì, sì, voglia te. Va bene. Vabbè, poi che tipo di esperienza c'hai come bodyguard? Sì. Allora, io alzami un secondo le mani intanto che parli. Tutto, grazie. Io? No, nulla. Che tipo di esperienza c'hai? Dimmi. Nulla, vai, basta. Ah, io praticamente te spiego. Io sono italiano, vengo dall'Italia. Ma che è tutta sta roba? Che è? Cosa? No, non capisco, non mi fa vedere più niente. Che cazzo è? Lascia stare, è un problemino. Beviti lo succo, bravo. Allora, vai, parla. Per me questo è un no, vedi tu. Perché? Non ti piace? No. Allora, il ragazzo, io ci ho parlato, ok? Il ragazzo però mi è stato detto che è stato dovuto allontanare più e più volte dal locale perché faceva casini. Ma se vede, non è professionale. Non ho fatto niente, io poi Italia lavoravo come bodyguard in una discoteca. Mm-hmm. Perché io... Se viene uno che lo devi cacciare via, fammi vedere, come fai? Cazzo, c'ho fame. Come lo cacci via? Vai, dimmi, come lo cacceresti via? In questo modo no, dico signore, si allontani dal locale, si allontani dal locale. Ah, così proprio gli diresti in questo tono? Dico, signore, si può gentilmente allontanare dal locale? No, non mi voglio allontanare, io voglio fare quello che cazzo mi pare. Vaffanculo. Io chiamo la polizia, chiamo la prossima. Ah sì? Allora chiamala, vai! Sai che c'è? Apposo. Magnami sto bello pezzo di cazzo, affanculo! Come lo pezzo di cazzo, no? Toh! Magnate sto bello cazzo, toh! No, funziona. No, pazzo no. A me non mi piace lo pazzo, a me piace la fregna. Ah sì? Sì. Allora! Niente, non mi piace. Che te devo dire? Per me è un... Come no? E poi... Niente, chiamo la polizia, ma si può iniziare a alzare le mani io. Sì. C'hai fame? Sì, c'ho fame. No. C'hai fame? No, vanno a mangiare in mezzo all'immondizia. No. Vaffanculo. Ma vacci tu, affanculo. Ma tu cazzo sei scappato fuori? Da un cartone animato. Ma vanno. Ciao Sirius, come stai? eccolo sindaco. Quando è che muori sull'RP? Perché ti voglio seguire fino all'ultimo dei tuoi giorni. Quando è che muori?
l'ho preso io. Ciao bello. Non ci ho fatto caso. Ciao bello. Ciao, ciao, piacere, piacere, benvenuto al Vanilla. Piacere, ciao. È il mio ragazzo. Che nome hai fatto, fratello? Ah, il tuo ragazzo? Sì, sì. Ma lei è Osvar? No, Lola, Cassandra. Lola. Ah, lei è Lola. Sì, Lola. Ah, il ragazzo è lui. Sì, so Gioco, fratello. Sì. Ah, piacere, Gioco, piacere, piacere. Piacere. No, qua va tutto bene. Io Quinto Cabocchia mi chiamo, piacere. Ma te stai dopo Drago? Sbaglio, t'ho visto da Drago, no. No, fratello. No. Ah, no, tu sei pulito, ok. No, però c'è proprio... C'è proprio un bel ragazzo, comunque. Sì, gentile, sì. Proprio... Senti, ma è vero che voi scuri ci avete Lucazzo? Più o meno, mi devo andare a operare. Pure io sono bello grosso, però nel senso non così grosso, ecco. Vabbè. No, io mi devo andare a operare, Quinto, perché diciamo che c'è un problemino. Ah, troppo grande. No, è quelle mezze misure che non mi piacciono, io vorrei tondo. Ah, Quinto. Non ho capito. Vabbè, comunque, piacere. Buona fortuna, io c'ho da fare. Sì, dimmi, gennaio. Andiamo. Dobbiamo parlare un attimo di gennaio. È veloce perché io sto per chiudere gli occhi. Ah, allora, l'hai cacciato via quello? Ma assolutamente sì, ma affanculo. Sembrava un bravo ragazzo, ma si è messo a far casini, l'hanno scacciato più volte. Ah sì? Allora, sì. No. Qua oddio. È stata una giornata veramente dura. Oddio. La vedi questa? Schifo, porca. Baciami la punta. Baciami la punta subito, Subito. La punta. Ecco. Oggi, Quinto, abbiamo fatturato $150,000. 150.000, che pochi. Senti, non di cazzate che mi ha detto 300.000, mi ha detto 300.000 è il fatturato totale. Avevamo già 150 in banca qui nel conto. Ah, 150, beh, buono, sì. Dai, 300.000, dai, non so, sono tanti. Allora, dai. Abbiamo fatturato 60.000 per un privé. Altri 20 signor, per un Quinto, altro. Io sono innamorato. E altri 20 ancora per un altro ancora. Okay, sì, tutto io il resto, vabbè, cibo, altri privé. Vieni. Però sai cosa mi è venuto in mente? Allora, qui arrivano tanti ragazzi di strada, capito? Gente così. Secondo me, sai cosa si potrebbe fare? Allora, sono stanco, devo chiudere gli occhi, ripeto. Una cosa veloce. Potremmo affidarci a qualche ragazzo di strada e che ne so, acquistare qualche spinello, roba così. Capito? Da offrire alla gente. Spinelli. Andiamo, mettiamo qui qualcuno in giro nel locale, ok? Ciao, Desirix. Qualcuno che non si riconosca, che sia dei nostri. Sì. E lo mettiamo qui a vendere spinelli. Ci sta. Dai, allora sei io sicuro? Devo chiudere gli occhi. Sì, oh, io devo chiudere gli occhi. Dimmi, Arturo. Ti è piaciuto stasera? Tutto a posto? Perfetto, meglio di così non potevo chiedere. Dai. Andiamo avanti così allora. Dai, grazie mille Arturo, sei veramente quando gentilissimo. Vuoi. Un bacione, buonanotte. Ciao. Seguite Luca Ganderone, Porello. Allora, io... Non riesci a dormire, vuoi fare videochiamata con me, Desirix? Okay. Non c'è il ragazzo tuo che fa... Allora, voi il fatturato di oggi ce l'avete già tu. Che te dà, insomma, che te fa compagnia? Ok, allora, da domani ci dovrebbero essere le fatture, ha detto di Arturo, ok? Ricordatevi di segnarle quelle, ok? Grande il coccia, sta male il ragazzo mio. A mano. Va bene, ciao. Ma io non, cioè, ti ripeto, non Quinto. Voglio già uno che alza le mani. Io c'ho paura del ragazzo tuo, non lo so. Sì. Va bene, qua ti faccio un bello balletto. Ma che bello ma levati. Ti piace? Culo bello sudato come no, te. No, io devo dormire. Levati dal cazzo. Levati. Ah, mamma mia. Buonanotte. Buonanotte.